Benvenute e benvenuti a questo ultimo incontro del secondo ciclo di Extrema Ratio. Abbiamo già fatto partire sia la diretta su YouTube sia la registrazione. Lo dico anche per ragioni di privacy. Sappiate che in questo momento, da questo momento in poi il nostro incontro sarà registrato. Questo è appunto l'ultimo incontro del secondo ciclo di Extrema Ratio, dialoghi e lezioni per questo tempo, un'iniziativa nata da un'idea di Emanuela Carbè, Maria Rita Vigilio, Guido Mazzoni e mia. Ci siamo detti che un'istituzione pubblica, un'università, deve continuare a fare il proprio lavoro anche in una situazione di emergenza. Di questo lavoro fanno parte anche i dialoghi e le conferenze che vi abbiamo proposto nelle scorse settimane e la tavola rotonda che vi proponiamo questa sera. Vorrei innanzitutto ringraziare il personale dell'area Servizi Informativi dell'Università di Siena, in particolare Marco Chesi e Fabrizio Di Fuccia, il dirigente dell'area Enrico Brighi, e ringrazio anche l'area Ricerche e Biblioteche nella persona di Guido Badalamenti e anche l'Ufficio Comunicazione dell'Università di Siena, in particolare Patrizia Caroni. Francesco Orlando è scomparso esattamente 10 anni fa. È un tempo breve e anche lungo. È un tempo breve perché tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, di seguire le sue straordinarie lezioni, lo sentono sempre presente, quasi fisicamente, la sua parola. A volte ci capita di ripeterci intere frasi di quelle lezioni, frasi perfette nella loro incredibile, vertiginosa ipotassi orale. A volte ci capita ancora di dare alle categorie degli oggetti desueti, il suo grande libro di critica tematica del 1983, di dare a quelle categorie una scherzosa declinazione esistenziale, come facevamo da studenti. Oggi mi sento desolato, sconnesso. Ma 10 anni è anche un tempo molto lungo. La critica letteraria ha preso strade diverse che probabilmente a Francesco non piacerebbero molti, molto. Pochi dei suoi postulati teorici più forti sono oggi condivisi dalla maggioranza degli studiosi di letteratura. Per Francesco Orlando, la bellezza di un testo, per esempio, risiede nella sua perfetta coerenza. La natura letteraria di un testo, la cosiddetta letterarietà degli strutturalisti, è per lui data dal tasso di figuralità, cioè dalla densità delle figure retoriche che il testo contiene. E la letteratura, per definizione, è secondo lui sede di un ritorno del represso, cioè è portatrice di trasgressione, di contestazione. Oggi invece moltissimi pensano che i testi più belli siano incoerenti e centrifughi, che la letterarietà sia un concetto molto problematico, forse non esista proprio, perché la letteratura sarebbe forse una mutevole costruzione storica. Molti pensano che i testi letterari siano più inclini a collaborare con i discorsi sociali dominanti piuttosto che a contestarli. Su questi e su molti altri problemi della teoria letteraria, anche noi che sediamo virtualmente stasera intorno a questa tavola rotonda, abbiamo sicuramente idee diverse. Quello che però sicuramente ci unisce fra noi e con Francesco Orlando è la convinzione che continuare a porci queste domande decisive dell'estetica e della teoria letteraria sia non solo legittimo, ma necessario e doveroso se il nostro lavoro ha un senso. Che studiare la letteratura abbia valore se interpretiamo i testi, se abbiamo una forte componente ermeneutica, non solo filologica, e se siamo convinti che la letteratura dica qualcosa di originale, di essenziale sulla psiche umana e sul mondo in cui viviamo. Orlando ci ha insegnato che studiare le letterature nazionali ha poco senso se non le si inserisce nel contesto dell'intera cultura occidentale. Lui leggeva 7 lingue e sugli scaffali della sua leggendaria biblioteca mescolava in rigoroso ordine cronologico e sempre in lingua originale i classici di tutte le letterature occidentali dall'antichità a oggi. Li mescolava anche con gli spartiti musicali, perché è stato anche un grande musicologo e fra l'altro i suoi saggi musicologici saranno prestissimo pubblicati a cura dell'associazione Sigismondo Malatesta nella collana malatestiana dell'editore Pacini. È stato un teorico della letteratura coraggioso e originale, un grandissimo critico, probabilmente il più grande, il più importante teorico della letteratura del secondo Novecento italiano. Nella sua biblioteca invece non c'erano, per esempio, i cataloghi di pittura e di scultura. Diceva di conoscere poco le arti visive, non era vero naturalmente, ma lo diceva forse perché si sentiva assediato dal contemporaneo strapotere delle immagini. E oggi sicuramente sarebbe molto critico nei confronti della voga crescente dei visual studies. Molti l'hanno detto e l'ho scritto anch'io in realtà. Orlando
era un uomo del Novecento. Oggi come teorico è, almeno in parte, inattuale. Ma quest'ultimo esempio e la sua idiosincrasia esibita per il visuale, e potrei fare anche molti altri esempi, per esempio il suo disprezzo altrettanto esibito per le ricerche di gruppo finanziate, lui le chiamava, quelle che tutti noi oggi dobbiamo fare, se no le nostre università non sono contente, lui le chiamava la ricerca assistenziale. Questi tratti mostrano che in realtà Francesco Orlando voleva essere inattuale. Per un verso soffriva del fatto che le famigerate 3B, i suoi idoli polemici, Barthes, Benjamin e Bakhtin, avessero nel discorso corrente un successo molto più grande del suo, ma per un altro verso aveva scelto questa inattualità, aveva scelto la fedeltà ai suoi modelli freudiani, strutturalisti, marxisti. A Freud e ai suoi continuatori, a Lacan prima, poi a Matte Blanco, e in generale alla letteratura, chiedeva qualcosa che andava ben oltre le mode critiche del momento, cui era sempre più estraneo dopo la fine degli anni 70, dopo appunto il declino dello strutturalismo. Ai classici che amava e su cui ha scritto saggi fondamentali, Racine, Baudelaire, Molière e Proust, e ne potrei citare molto altri, appunto il teatro lirico, a questi classici, così come a Marx e a Freud, chiedeva strumenti per conoscere il mondo e addirittura chiedeva una ragione di vita. Per questo, credo, la sua inattualità oggi è più che mai necessaria. Dei libri di Francesco Orlando parleranno i nostri invitati, perciò non aggiungerò altro né su, per una teoria freudiana della letteratura, né sulle letture freudiane di Federer del Misantropo, né sugli oggetti desueti, né sul recente postumo Il soprannaturale. E non presenterò nemmeno i nostri invitati, perché non ne hanno bisogno e perché loro stessi, forse almeno alcuni di loro, diranno come, in modi molto diversi, si sono confrontati con la persona e con l'opera di Francesco Orlando. Io vorrei dire soltanto che non abbiamo invitato né gli allievi diretti di Francesco né i principali specialisti della sua opera. Fra questi ultimi vorrei ricordare il libro di Valentino Baldi, Il sole e la morte, pubblicato nel 2015, la prima monografia su Francesco Orlando, Valentina Sturli, che da pochissimo ha pubblicato Figure dell'invenzione, riprendendo e rielaborando gli appunti che Orlando aveva dedicato a su cui Orlando aveva costruito alcuni corsi letterari e in cui stava elaborando una teoria della critica tematica. Oggi c'è sulle parole e le cose un'anticipazione di questo libro di Valentina Sturli. I suoi allievi più stretti, e in particolare Stefano Brugnolo, Gianni Otti, Luciano Pellegrini e Sergio Zatti, avevano organizzato un grande convegno all'inizio di maggio a Pisa, che non ha potuto svolgersi a causa dell'emergenza sanitaria. Questo convegno è soltanto rinviato, sarà svolto all'inizio di maggio dell'anno prossimo, ma noi abbiamo pensato che non potessimo, nonostante Covid, non potessimo lasciar cadere questo decennale e abbiamo pensato che fosse importante testimoniare di un debito collettivo, un debito anche di chi non è stato suo allievo o lo è stato solo in un periodo limitato. E oggi vorremmo portare sulla sua opera uno sguardo al tempo stesso partecipe laterale, forse toccando anche alcuni aspetti magari anche marginali e alcuni invece centrali, e riportare Francesco al centro del dibattito letterario, di un dibattito languente che avrebbe bisogno di persone coraggiose come Francesco. E allora do subito la parola a Franco Moretti e lo ringrazio per aver accettato di fare gli straordinari, perché Franco ha già tenuto una bellissima lezione qui a Extrema Ratio, lezione che trovate, come tutte le altre lezioni e dialoghi di Extrema Ratio, sul canale YouTube del nostro dipartimento. A te Franco, grazie. Sì, ma sono io che ringrazio voi, mi fa un enorme piacere parlare di Francesco Orlando e io non sono mai stato suo studente, non ho mai sentito una delle sue famose lezioni e in realtà non mi ha mai neanche molto interessato la psicanalisi, se devo dire la verità. Ero di formazione marxista, all'epoca queste cose contavano pure per Francesco, lettura freudiana della Federer, per una teoria freudiana della letteratura, lettura freudiana del misantropo, illuminismo e retorica freudiana. Vorrei dire, mica si deve ripetere ogni volta, ogni titolo, questo ci abbiamo capita, ma lui la ripeteva perché in questo, in tante altre cose, era proprio unico, uno non sa
se ammirare di più il candore o la testardaggine di questo suo insistere. Come lo conobbi? Ricordo benissimo il luogo, una via del centro di Roma, si chiama Via Monterone, c'era la sede del Manifesto e c'era probabilmente, questo non lo ricordo, ma immagino una riunione del attivo scuola, università, queste cose qua, che iniziava con le solite 2 ore in ritardo, per cui passeggiare lungo questa strada con un giovane compagno che era stato a Napoli e che mi raccontava questo professore, questa teoria freudiana della letteratura, ma io dicevo, dai, Amleto e Edipo, ma no, non è la psicanalisi dei personaggi, che cos'è, che cosa non è, insomma, mi comprai i 2 libretti verdi, la Fedra e la Teoria, che erano disponibili allora, e fu insomma, una delle scoperte di quando uno è giovane scopre i concetti. Ecco, per me Francesco è l'uomo dei concetti. Concetti che valevano sia da soli, diciamo, il ritorno del represso formale, la formazione di compromesso, tasso di figuralità, il rapporto variabile tra repressione e represso, ognuno di questi era un blocco, e poi c'era una sintassi che li legava tutti, insomma, erano passi di una costruzione, e in questo proprio tu sentivi una persona che costruiva appunto una teoria. La teoria era, per me, la cosa, credo ancora adesso, che più mi colpisce era quanto questi concetti fossero al loro interno incredibilmente dinamici. Erano tutti concetti che cercavano di mettere a fuoco lo scontro tra due forze psichiche, ma non dovevano necessariamente essere psichiche, due forze simboliche di natura diversa. Perché un giovane marxista questa cosa piaceva? Perché nella critica marxista, sì, in teoria c'era la lotta di classe e tutto qua, però in realtà concetti che poi sapessero ritrovare lo scontro all'interno delle tecniche, delle forme, della realtà, della letteratura, questi non c'erano. Quindi per me i concetti di Francesco avevano avuto radice diversa, anche se naturalmente erano aperti al marxismo e così via, però insomma avevano una radice diversa. Per me avevano questa straordinaria capacità di cogliere lo scontro che esiste all'interno delle forme letterarie. Se poi sia più importante il lato esplosivo dello scontro o la sua conciliazione, queste sono questioni empiriche importanti, importantissime. E io appunto sono di quelli, come diceva Pierluigi all'inizio, che più, diciamo, pensa che la gran parte della letteratura sia più per la conciliazione. Però insomma, sono concetti che, come che li declini, per me restano fondamentali. Io li uso ancora. Ecco, poi nel 93 esce Gli oggetti desueti, e non potrebbe esserci un libro più diverso da quegli altri, brevissimi quelli, lungo, questo, e fondamentalmente un'opera di tassonomia e non di concettualizzazione. Tra l'altro, io oggi mi sono ripreso in mano la teoria freudiana, vi leggo la prima frase, che ha un qualcosa di veramente un Heimlich, come vedrete. Se il discorso che intraprendo in queste pagine dovesse essere debitamente corredato da esempi, ognuna delle numerose volte che se ne presenterà l'occasione, hai dovuto concepire un libro assai voluminoso, così voluminoso che con tutta probabilità non sarebbe mai stato scritto. Ma questi sono gli oggetti desueti, cioè lui 20 anni prima ha, come dire, già in mente, però in forma di negazione, questo pure gli dà un aspetto inquietante, anche commovente, diciamo, e il lavoro che farà allora, che è un lavoro, veramente un lavoro, Gli oggetti desueti è uno dei pochi libri di grande critica letteraria in cui dice, questo è effettivamente non è solo il frutto di un'idea, è il frutto di anni e anni di lavoro. E per certi aspetti non ha eguali questa ricchezza di interpretazione. Tra l'altro rivela anche l'incredibile serietà scientifica, probità
quasi viene da dire, con un termine neanche novecentesco ma ottocentesco, scientifica di Orlando, cioè che lui voleva sostenere con esempi le proprie intuizioni. Era questo che uno voleva da un grande teorico della letteratura? Vi leggo tre righe da un saggio di Federico Bertoni che non è ancora uscito. La vera funzione del lavoro teorico non è descrittiva ma è euristica. Non censire e etichettare i fenomeni, quanto mettere a punto strumenti ottici che ci permettono di vedere qualcosa che altrimenti non vedremmo. Ecco, strumenti per vedere delle cose che altrimenti non vedremmo. Questo era il tasso di figuralità, la formazione di compromesso e così via. Cioè strumenti che tu, come dire, ti portavi appresso tutti i giorni della settimana, ogni volta che aprivi un libro, ogni volta che provavi a ragionarci. Le centinaia di bellissime interpretazioni degli oggetti desueti sono appunto bellissime, ma sono, come dire, più da ammirare che da utilizzare. Se uno legge i libri degli anni 70 è come entrare in un laboratorio. Legge gli oggetti desueti è come entrare in un museo. Una cultura ha bisogno di laboratori e di musei, però sono due cose molto, molto, molto diverse tra loro. Il punto, credo che si sia capito benissimo, non è, a me piacciono più i libri degli anni 70 che gli oggetti, vabbè, ma questo non è criticare il libro del 93, che tra l'altro poi moltissimi ritengono sia il capolavoro di Orlando. È che questa discontinuità all'interno, e questo la rende viva ancora la sua opera, che questa discontinuità, che secondo me c'è all'interno della sua opera, illumina una discontinuità che esiste all'interno degli studi letterari in generale. Che una stessa persona, cioè Francesco, sia riuscito a fare l'una cosa e l'altra, non vuol dire che siano la stessa cosa, no, sono diverse. È che dimostra solo che quella persona aveva un talento veramente straordinario. Ecco, in questo Francesco è stato unico, uno dei pochi studiosi veramente indispensabili. E ce ne vorrebbe un altro, e questo è tutto quello che si può dire. Grazie. Grazie Franco. Allora, noi non ci siamo così un po' organizzati prima, ma in modo molto libero e spontaneo. Ciascuno di noi ha un Francesco Orlando diverso. Ciascuno di noi si soffermerà su aspetti diversi. Già questo primo intervento di Franco Moretti potrebbe bastare ad animare l'intera tavola rotonda, e su questa discontinuità e sulla probità dello studioso si potrebbero dire moltissime cose, ma io do subito la parola a Guido Mazzoni. Grazie per Luigi. Nella seconda metà degli anni Ottanta, per definire il suo lavoro, Francesco Orlando usava una formula che pochissimi intellettuali della sua generazione e delle generazioni successive avrebbero usato. Diceva: la mia proposta teorica. Orlando aveva una proposta teorica, una costruzione retta da un grado elevatissimo di coerenza interna, una specie di sistema che spiegava nel 1986 a una matricola nello studio di casa sua sulla sua lavagna verde. Da qualche tempo, oltre alla coerenza interna, a me capita sempre più spesso di vedere nei libri di Orlando delle genealogie molteplici, delle differenze. Lo dico in modo semplificato per ragioni di tempo e di effetto retorico, ma secondo me esistono almeno 5 Francesco Orlando. In ordine di apparizione c'è l'allievo di Tomasi di Lampedusa nella Palermo degli anni 50, c'è il lettore precoce della scuola di Ginevra, soprattutto di Jean Rousseau, c'è l'Orlando che impara da Auerbach, c'è l'Orlando freudiano e c'è l'Orlando strutturalista. Queste componenti si mescolano sempre, dando alle opere di Francesco il loro tratto peculiare, il loro stile Orlando. Le più importanti per la sua opera di critico sono le ultime tre. Ne parlerò alla luce delle linee di tensione che attraversano la proposta teorica. Da un lato, la dialettica fra storia e morfologia, fra l'interesse per la diacronia della letteratura e la pulsione sincronica alla tassonomia. Dall'altro, la dialettica tra lo studio delle forme e lo studio dei temi, tra l'Orlando che negli anni 60 e 70 si interessa soprattutto alle figure della disposizione e dell'elocuzio e l'Orlando che a partire dagli anni 80
si interessa sempre di più alle figure degli inversi. C'è da dire che Orlando non separava le componenti e non vedeva le linee di tensione, o meglio, le vedeva, ma era convinto di averle amalgamate. Cominciamo dal Côté Auerbach. Mimesis entra molto presto nella formazione di Orlando, poco dopo l'uscita della traduzione italiana nel 1956. Infanzia, memoria e storia, pubblicato nel 66, è un libro largamente auerbachiano. Auerbach ha dato a Orlando un paradigma per pensare la letteratura nella dimensione della lunga durata. Gli ha anche permesso di riscrivere in modo credibile e modernista quello storicismo idealistico che Orlando, come tutti gli intellettuali italiani della sua generazione, come tutti gli intellettuali italiani, ha imparato a scuola, al liceo. Auerbach è sempre presente, lo è in Infanzia, Memoria e Storia, nelle lezioni universitarie, in Illuminismo, Barocco e Retorica freudiana, e sia pure in misura minore nelle opere successive. L'influenza più estesa e importante, come si sa, è Freud, e come si sa, lo ripeto a beneficio di chi non conosce bene Orlando, gli studenti che ci stanno seguendo, si tratta, nel caso di Orlando, di un Freud interpretato alla luce prima di Lacan e poi di Matte Blanco, una psicoanalisi che insiste non sulla biografia ma sulla semiotica, sull'inconscio interpretato come un linguaggio, come una logica e una retorica alternative alla logica e alla retorica della coscienza destra, secondo un'intuizione che Orlando ha fin dagli anni 60 attraverso Lacan e che trova una forma compiuta quando legge L'inconscio come sistemi infiniti di Matte Blanco, uscito nel 75 in inglese e nell'81 in italiano. Infine, l'Orlando strutturalista, influenzato da Jenslow, dal gruppo Mi, da Greimas, da un'aria di famiglia anni 60. Lo strutturalismo si ibridava bene con Freud semiologo, si ibridava meno bene con Auerbach, perché lo strutturalismo tende a pensare in termini sincronici e rigidi, tanto quanto Auerbach pensa in termini storici e fluidi. Lo strutturalismo poi si innestava sul tratto psicologico di Orlando come persona. La parte conscia di questo tratto psicologico è il razionalismo di Orlando, la sua fiducia nell'interpretabilità e nella razionalità del reale e nella natura scientifica della critica letteraria. Il tratto inconscio è il suo bisogno di ordine, di sistema, di classificazione, di opposizioni binarie. Lo strutturalismo pensa sempre per opposizioni binarie, di simmetria. Che cosa è vivo e che cosa è morto? Sarò molto brutale e schematico per ragioni di tempo e ancora una volta di costruzione retorica. L'Orlando che sento più distante è l'Orlando strutturalista, sia perché, secondo me, lo strutturalismo è invecchiato male, sia perché lo strutturalismo accentuava un bisogno di classificazione che in Orlando aveva un'origine inconscia, un bisogno razionale che aveva un'origine irrazionale e a volte, nella più pura delle dialettiche dell'illuminismo, produceva risultati irrazionali, cioè nevrotico-ossessivi. Era un'armatura protettiva, una corazza, un tentativo di proteggersi dalla contingenza della realtà, della storia universale e da quell'ambiguità scandalosa della letteratura che proprio Orlando ha magistralmente contribuito a illuminare. Invece per me sono sempre più vive e sempre più illuminanti, ancor più di quanto non lo fossero 10 o 20 o 30 anni fa, le idee fondamentali della teoria freudiana della letteratura, a cominciare dalla più importante, cioè che la letteratura sia una formazione di compromesso tra due logiche diverse, tra istanze consce e inconsce, e che questo ne faccia la sede di un ritorno del represso. La letteratura è imparentata con gli elementi della vita personale che devono rimanere nascosti perché ci sia società. La letteratura porta alla luce il lato oscuro della luna, lo rende accettabile e in questo modo crea uno spazio legittimo per passare a contropelo le verità politiche, morali, filosofiche, scientifiche che una certa società prende per buone. Questo nucleo che Orlando ha colto illumina fenomeni molteplici, di lunga, di media, di breve durata. Faccio solo due esempi. Nella dimensione della lunga durata permette di guardare in modo diverso alla dialettica tra filosofia e letteratura, tra saperi che passano attraverso il medium del giudizio e saperi che coinvolgono l'altra logica, l'altra retorica di cui gli esseri umani, così come li conosciamo in Occidente, dispongono. Sulla brevissima durata, uno dei fenomeni culturali nuovi che hanno avuto luogo nei 10 anni trascorsi dalla morte di Orlando è
il ritorno di una maniera rozzamente moralistica e contenutistica di giudicare l'arte e la letteratura. È come se all'improvviso si fosse tornati a metà del Settecento, quando i romanzi dovevano mostrare il vizio punito e la virtù ricompensata, e gli eroi e le eroine dovevano autocorreggersi per non turbare le lettrici e i lettori. A chi pretende di censurare Céline o Nabokov, Francesco avrebbe mostrato che le cose sono più complesse di come la mette la doxa censoria o la doxa progressista che dice che Voyage au bout de la nuit e Lolita sono dei capolavori, benché siano percorsi da impulsi razzisti, sessisti e pedofili. Con Proust e Freud, e con la sua teoria freudiana della letteratura, Orlando avrebbe mostrato che quel benché contiene anche un perché, e questo è lo scandalo politico e morale anziché erotico, per citare illuminismo, barocco, retorica freudiana, su cui la letteratura, la grande letteratura, fonda il proprio valore conoscitivo. Infine, l'Orlando al quale io guardo con più nostalgia, non perché sia migliore di quello freudiano, ma perché è il più danneggiato e il peggio conservato. È l'Orlando auerbachiano. Il Côté Auerbach veniva fuori soprattutto a lezione, era spesso affidato alle dottrine non scritte, dunque si è perso, magari è confluito ed è stato elaborato nell'opera di chi quelle lezioni ha avuto il privilegio impagabile di ascoltarle. Orlando è stato uno straordinario maestro, anche perché era uno straordinario storico di lunga durata, era capace di due cose rare che molti scimmiottano e che pochissimi sanno fare, e nessuno la sapeva fare come lui. Era capace di pensare in modo autenticamente sovranazionale, leggeva, come ha ricordato Pierluigi Bellini, i testi in lingua originale, lo faceva in cinque lingue vive e in due lingue morte, lo faceva per davvero, ed era capace di pensare in modo storico, cioè aveva la cultura e l'arte che servono per togliere, per cogliere le continuità e le rotture importanti. Poteva far questo anche perché la sua tradizione e il suo canone erano quelli, relativamente compatti e unitari, della Weltliteratur di Goethe e poi di Auerbach. Non erano quelli della World Literature. Orlando, così come Auerbach, non ha visto, nel caso di Orlando non ha voluto vedere, l'esplosione dei canoni che ha avuto luogo quando la scolarizzazione di massa, la cultura pop, il decostruzionismo, i post-colonial studies, i gender studies, la moltiplicazione delle ricerche, dei ricercatori, dei data, dei big data, hanno messo in discussione, da prospettive e punti di vista molto diversi, il vecchio canone occidentale, e lo hanno fatto con ottimi e diversificati argomenti. La leggendaria biblioteca di Orlando non ha fatto in tempo a vedere quel fenomeno di esplosione della biblioteca che contraddistingue le guerre culturali di oggi. Il suo modo di fare storia della letteratura ha una compattezza perduta, una compattezza irrecuperabile, cui però si guarda con nostalgia. Viene in mente quello che Adorno scrive in un saggio giovanile su Schubert. Schubert ci commuove fino alle lacrime, anche perché sappiamo di non poter più essere così. Sappiamo che quel tipo di conciliazione, di felicità ci è precluso, ma non possiamo non guardarlo, come si guarda a una meta perduta e da raggiungere. Grazie. Grazie anche a Guido Mazzoni, che ha fatto una tassonomia interna all'opera orlandiana, rimpiangendo in particolare il Côté Auerbach, che effettivamente era straordinario a lezione e rimane in tutti i libri, anche in un libro che non è ancora stato citato finora, Infanzia, Memoria, Storia, da Rousseau ai Romantici, che è un grande libro, è stato ripubblicato qualche anno fa. Io, se devo essere sincero, uno dei Côté di Orlando, faccio fatica a scegliere fra i Côté di Orlando, ma uno di quelli che preferisco è il Côté ginevrino, il Côté Rousset, ma forse in qualche modo anche Richard, che si legge molto nei saggi raccolti nelle Costanti e le Varianti, il libro pubblicato dal Mulino nell'82. Ora do la parola a Sandra Teroni, che ci parlerà in particolare di alcuni di quei saggi e dunque anche di questo Côté di Francesco. Prego, Sandra. Grazie per Luigi. E in effetti intendo parlare, dire qualcosa sul Baudelaire di Francesco Orlando. E la prima motivazione che mi ha indotto a scegliere questo argomento è di ordine autobiografico. Si tratta infatti degli studi che lo hanno impegnato e appassionato nel suo primo periodo di insegnamento pisano,
tra i primi anni 60 fino al 1970, anche nei seminari alla Scuola Normale Superiore, a cui ho avuto il privilegio di partecipare per 3 anni, e nei corsi della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, dove sono diventata la sua assistente, anch'io laureatami con Arnaldo Pizzorusso come lui. Sono stati fondamentali nella mia formazione professionale e per più di una generazione di studenti studiosi. Ma non è questa ovviamente la sola motivazione. Anche se oggi meno conosciuti rispetto alle successive elaborazioni teoriche, sono contributi di un grande francesista e forniscono ancora oggi una preziosa lezione di metodo che va oltre gli ambiti disciplinari. A cominciare dall'inquietudine metodologica, che è stata una costante del percorso di Orlando e che è se stessa un valore. Sono anche studi tutt'altro che estranei, non sono non solo la lunga genesi del saggio teorico e gli oggetti desueti, la cui idea, come ci ha raccontato in altra sede Guido Mazzoni, maturò in questo contesto, ma anche a quell'ultima ricerca rimasta incompiuta di cui Valentina Sturli rende conto nel suo recentissimo Figure dell'invenzione. Non è però in quest'ottica che ne parlerò stasera. E allora permettetemi di ristabilire la successione cronologica, perché anche il loro intreccio con 2 letture di Mallarmé dà interessanti indicazioni di metodo. Risale al 1963 la lettura di Saint, il primo testo poetico in cui Mallarmé abbandonò completamente la discorsività. 3 anni dopo, Baudelaire fa la sua comparsa in una 10ina di pagine splendide in appendice al volume Infanzia, Memoria e Storia del Rousseau a Romantici, per sottolineare e illuminare il cambiamento di paradigma. Nello stesso anno, 66, escono 2 saggi molto diversi, una lettura di Harmonie du Soir e una breve ma densa monografia per la collana ai protagonisti della Storia Universale venduta in edicola. Ve la mostro. Poi nel 68 un ritorno su Mallarmé con una lettura del poema in prosa Frisson d'hiver e a distanza di una 10ina di anni, dunque dopo il ciclo freudiano, un ritorno su Baudelaire a partire dalla lettura del sonetto Le Guignon, scelto non a caso ma perché segna una punta avanzata verso la crisi della discorsività. In qualche modo il cerchio si chiude, a livello almeno di una costruzione del discorso critico. Dunque non è solo per una questione di cronologia che ho tirato in ballo Mallarmé, e neanche soltanto per i riferimenti espliciti in ognuno dei saggi. Gli studi su 2 grandi poeti si integrano per una sorta di necessità intrinseca e si illuminano a vicenda nell'ottica di mettere a fuoco una importante trasformazione storica e letteraria. In controtendenza con la fortuna dello strutturalismo letterario già nel corso degli anni 60 nella saggistica francese, la storicizzazione e la periodizzazione storica sono infatti uno dei capisaldi delle analisi di Orlando e costituiscono un elemento fondamentale della sua lezione di metodo, nella misura in cui si pongono al tempo stesso come alternativa non solo allo storicismo crociano, ma anche a molto riduzionismo della critica marxista altrettanto in voga in quegli anni. Questo perché? Perché l'altro fondamento è un'ermeneutica, una ricerca di senso, a partire da esegesi tanto rigorose quanto ardite che sviluppano in maniera innovativa la lezione di grandi maestri come Auerbach, Spitzer, Moreau. Cito molto sinteticamente, faccio molto sinteticamente un solo esempio. La lettura di Harmonie du Soir, a partire proprio dal termine sera che è nel titolo, attraverso tutta una serie di rinvii intra ed extra contestuali, ci conduce al cuore della scissione tra natura e bene, esistenza e valore. E il valore dormente torna nella lettura del sonetto di Guignon attraverso l'opposizione dei 2 poli, fallimento e valore,
per aprirsi sulla crisi del rapporto che era intercorso tra la funzionalità sociale del poeta Vate e la facilità felicità della sua ispirazione, tra gli scrittori della generazione romantica e una borghesia che non aveva ancora finito di sovvertire il suo passato ruolo progressivo. Baudelaire, conclude Orlando, fu in Francia il primo grandissimo poeta irreversibilmente privato di quelle prerogative, il che ci rimanda alla motivazione profonda dell'intreccio con gli studi su Mallarmé. E conferma, con un'analisi condotta su un singolo testo poetico, quella sorta di studio d'insieme del mondo di Baudelaire che rimane esemplare per la straordinaria capacità di cogliere e rappresentare l'unità dietro i suoi molteplici volti. La ragione per cui un po' paradossalmente non mi ci soffermo è che Luciano Pellegrini, che ne ha curato la pubblicazione in un volumetto a sé, ha già argomentato dettagliatamente la sua presentazione del testo quale, cito, antecedente sperimentale della proposta teorica e metodologica che Orlando andrà via via elaborando in maniera più consapevole e rigorosa. Mi limito a due considerazioni. Uno, a sottolineare la costanza e il rigore con cui Francesco Orlando cerca risposte a un duplice interrogativo. Perché quella grandissima e innovativa opera poetica nasce proprio dalla penna del soggetto Charles Baudelaire? E insieme, perché a partire dalle Fleurs du Mal il linguaggio poetico cambia così drasticamente? E ovviamente ancora una volta torniamo a Mallarmé che radicalizza, come si sa, la lezione baudelariana. E sono perfettamente d'accordo con Pellegrini quando sottolinea l'arricchimento per chi torna a leggere la raccolta dopo averne appreso la profonda coerenza. Ma mi sento anche di aggiungere quale arricchimento anche quando la migliore comprensione dell'opera come, parole di Francesco, come espressione di irriducibile resistenza all'ordine sociale e morale determinato, dominante, ci illumina su alcune delle grandi dinamiche in campo in quella stagione storica. A proposito di coerenza, vorrei condividere con voi un'altra osservazione. La profonda corrispondenza delle analisi testuali di Francesco Orlando con quanto lui stesso dice a proposito dell'attività critica baudelariana. La grandezza del poeta che inaugura la moderna post-romantica e antiromantica autocoscienza del poeta trova per lui il suo corrispettivo nella grandezza del critico, di cui mette in rilievo tre caratteristiche. L'intima penetrazione per simpatia, con in più un senso mai formalistico dei valori formali e interni all'opera d'arte. Due, la fascinazione per Edgar Allan Poe, in particolare per il suo procedimento creativo, per il suo intento di dimostrare che nessun punto della composizione può essere attribuito al caso o all'intuizione. Tre, la sua propria aspirazione ad abolire il caso, come dirà più tardi Mallarmé, travagliato da un'esigenza analoga. E mi chiedo, questo approccio e questa aspirazione mi sembrano valere anche per il critico Francesco Orlando, per la sua incessante ricerca di una logica interna dei simboli e delle metafore rigorosamente orientata verso una costruzione. La sua lettura di Baudelaire ci dà allora anche un'altra lezione di metodo, che è l'empatia, come presupposto per la ricerca di una qualche profonda coerenza. E infine, a completare questa rosa di elementi che stanno al cuore di una metodologia, la generosità. Riprendendo quanto dicevo all'inizio, questi suoi studi, e non questi certi soltanto, Orlando li sviluppava e li verificava nella sua attività didattica. Per il seminario su Mallarmé aveva messo a nostra disposizione la fotocopia di più quaderni di lavoro, analogamente a quelli menzionati da Pellegrini per Baudelaire. Ve la mostro. Sono 400 pagine così articolate. Le generazioni della poesia post-baudelariana, cronologia delle opere, biografia, per una prospettiva storica,
tematica e stilistica. Ma vorrei anche ricordare che l'edizione della Lettura Freudiana di Phèdre nella prestigiosa collana di Einaudi era stata preceduta dall'omonima dispensa per un corso tenuto alla facoltà di lingue, allora considerata una facoltà di serie B, come ben sa Guido Paduano, venduta al prezzo politico di lire 200. Eccola. Non è un avantesto, è con minime revisioni esattamente lo stesso testo, a partire dalla citazione della dialettica dell'illuminismo di Horkheimer e Adorno, posta in epigrafe. Non si tratta di conservare il passato, ma di realizzare le sue speranze. Grazie. Grazie Sandra, grazie per questo percorso e anche per averci mostrato questa rarità bibliografica. E certamente è vero quello che dicevi sull'empatia, cioè per Francesco c'era una sorta di circolo ermeneutico spitzeriano per cui si potevano studiare solo i grandi classici che erano appunto in cui tutto tornava e in cui c'era un fortissimo investimento personale. E un'altra cosa che aggiungo glossando quello che tu hai detto è che questo lavoro su Baudelaire, in realtà questo Francesco Orlando, appunto ermeneuta dei testi, si ritrova poi anche nel Francesco Orlando storico degli oggetti desueti, la seconda svolta storica, la piccola svolta storica a me particolarmente cara, quella del 48, in cui Orlando va d'accordo con Lukács contro la tesi storiografica dominante, nasce proprio anche da questi studi baudelairiani. E ora do invece la parola a Paolo Tortonese che ci riporta su dibattiti teorici, credo. Grazie Pierluigi, mi sentite? Sì? Benissimo, vai Paolo. Grazie, forse non so se mi vedete. Allora io vorrei partire da una frase che ho sentito spesso ripetere da Francesco Orlando e che forse non pochi di voi ricorderanno. Francesco molti convegni e in molte discussioni diceva la letteratura non è solo ideologia, è anche ideologia. Ci ho spesso ripensato chiedendomi che cosa fosse quella cosa in più oltre all'ideologia che la letteratura conteneva secondo lui. La prima risposta che verrebbe in mente è che la letteratura è arte e quindi c'è in lei quel non so che distingue l'esperienza estetica dalle altre esperienze. Però Francesco Orlando non amava per nulla questa risposta, l'avrebbe tacciata di irrazionalismo e l'avrebbe certamente rifiutato. Orlando credeva al valore artistico e credeva al giudizio di valore, non per nulla parlava spesso di capolavori. Però si sforzava di far corrispondere la caratteristica dell'opera d'arte con qualcosa di comprensibile, di razionalizzabile. Oggi vorrei mettere in relazione quella frase con la posizione che Orlando ha spesso rivendicato nella polemica tra Barthes e Picard. Pierluigi Pellini lo ha già ricordato nell'articolo dell'altro giorno sul Manifesto. Orlando dichiarava sempre di stare dalla parte di Picard contro Barthes, ma in realtà la sua posizione era meno netta di quanto volesse far credere. E io vorrei cercare in poche parole di definirla. Intanto però devo ricordare i fatti essenziali di quella polemica degli anni 60 che forse non tutti hanno bene in mente. Nell'autunno del 1966 Raymond Picard, che era un professore della Sorbona, pubblica Nouvelle Critique, Nouvelle Imposture, un pamphlet contro Barthes che pochi anni prima, nel 63, aveva pubblicato sul Racine, suo libricino su Racine, e una raccolta che si intitolava Saggi critici, Essai critiques nel 64. Quest'ultima raccolta conteneva dei saggi polemici contro la critica universitaria, ai quali Picard aveva subito risposto con un articolo su Le Monde nel marzo del 64 e aveva accusato Barthes di conformismo d'avanguardia. Allora, chi era Picard?
era un professore molto stimato, aveva scritto una grossa tesi di dottorato sulla carriera di Jean Racine, pubblicata da Gallimard, e aveva pubblicato un monumento di filologia intitolato Corpus Racinianum, in cui tantissimi documenti relativi a Racine venivano riuniti. Picard rappresentava con queste due opere, la tesi e il corpus, una storica e l'altra filologica, il cuore del metodo universitario lansoniano, cioè infondato da Lanson, che dominava la Sorbona almeno dagli inizi del Novecento. Barthes invece non era un universitario, non aveva fatto l'École Normale Supérieure, non aveva fatto il concorso dell'aggregazione, non aveva fatto una tesi di dottorato. Aveva insegnato un po' all'estero, poi era stato chiamato da Fernand Braudel all'École pratique des hautes études all'inizio degli anni 60. Si tratta quindi in parte anche di un conflitto fra istituzioni diverse e concorrenti. I due saggi su Racine di Barthes, raccolti in Sur Racine, erano uno schiaffo all'erudizione storico-universitaria, e il terzo, che era intitolato, molti lo ricorderanno, Storia o letteratura, con un punto interrogativo, era un manifesto contro le contestualizzazioni storiche. Picard reagisce accusandolo di essere incoerente, di affermare cose non verificabili, di proporre un pensiero dogmatico, sistematico e anche disonesto, perché parla di escroquerie intellettuelle, cioè di una truffa intellettuale. Che cosa aveva scritto Barthes? Non posso certo riassumerlo in due minuti, ma posso dare qualche esempio. Parlando della tragedia Berenice, storia di un amore tragico perché impossibile, dei due personaggi, l'imperatore Tito e Berenice, secondo Barthes solo Berenice era innamorata davvero, mentre Tito era legato a lei soltanto dall'abitudine. E quindi, diversamente da quanto si era sempre detto, il dilemma di Tito non era la scelta fra il potere politico e l'amore, ma una scelta più interiore, legata all'infanzia e ai rapporti con il padre. Come vedete, era un'interpretazione in gran parte psicanalitica che si opponeva alla lettura storica, cioè alla lettura fondata sulla cultura dell'epoca e sull'ambiente di Racine, come aveva fatto Picard. Picard ricorda nel suo libro le regole della filologia storica, accusa Barthes di ignorare le regole elementari del pensiero scientifico e difende l'idea che esiste una verità di Racine, una verità che si può trovare, attorno alla quale ci si può riunire, la si può riconoscere insieme, studiando la lingua, studiando gli imperativi della struttura dei generi letterari, studiando tutto ciò che viene prima dell'opera e che fa in modo che questa l'opera stessa venga prodotta. E parla proprio di oggettività, o almeno di zone di oggettività attorno alle quali ci si può mettere d'accordo. Quindi, da un lato c'è Barthes, che difende una lettura non contestuale, anzi prende in giro il contestualismo, e propone di leggere Racine attraverso le categorie moderne della psicanalisi. D'altro lato c'è Picard che dice: guardate che Racine non voleva dire affatto questo. Basta studiare i documenti, le sue lettere, la sua formazione, i suoi amici, la sua funzione istituzionale per capire che cosa volesse veramente dire, cioè quale fosse la sua intenzione. Se ora ripensiamo a Orlando e alla sua frase sulla letteratura, che è anche ideologia ma non solo ideologia, ci viene davvero da chiederci perché mai un freudiano come lui e anche un avversario della filologia come lui, in particolare la filologia pisana, si schierasse con Picard e non con Barthes. È proprio un pilastro della nouvelle critique, come si diceva negli anni 60, l'idea che la letteratura non è soltanto l'espressione di un'ideologia, e per questo non può essere studiata come facevano gli allievi di Lanson attraverso la ricostruzione delle poetiche. A me sembra chiaro che quando Orlando diceva che la letteratura non è solo ideologia, stava dalla parte della nouvelle critique, nonostante la sua negazione, o se volete, denegazione. Ma il fatto che si schierasse con Picard non è semplicemente una contraddizione.
non è neanche soltanto un residuo di cultura storicistica che lo trattenesse dall'aderire alle idee molto rivoluzionarie di Barthes. È proprio un'idea diversa, che verte sulla distinzione non tanto fra ideologia e non ideologia, ma soprattutto proprio sulla distinzione fra solo e anche. Il sistema di Orlando è essenzialmente un sistema di ponderazione, il che non vuol dire moderazione, tantomeno moderazione in senso politico. Pensate alla formazione di compromesso. Dire che la letteratura è anche ideologia significa dire che la letteratura è un fatto culturale, ma un fatto culturale particolare, che ha le sue modalità. Ma soprattutto è un'affermazione che determina la strategia critica, cioè il modo di lavorare del critico. L'idea è che per capire la parte non ideologica della letteratura si deve passare attraverso la parte ideologica, che il lavoro della critica non può consistere nel contrapporre la lettura attuale e la letteratura e la lettura storica come due cose indipendenti o addirittura come due cose in assoluto conflitto. In altre parole, che non si deve pensare il dato non ideologico come una verità del testo assolutamente contrapposta alla menzogna dell'ideologia. Il critico non può illudersi di estrarre dal testo in quanto tale un senso indipendente e isolato. Da questo punto di vista, Orlando sta veramente dalla parte di Picard, ma da un altro punto di vista sta con Barthes, perché come Barthes pensa che non si possa ridurre il testo al contesto, cioè pensa che nella produzione dell'opera d'arte avvenga un qualcosa che introduce una discontinuità fra l'intenzione e la realizzazione. Questa idea non era certamente soltanto un'idea di Barthes in quegli anni, e altri l'hanno difesa in un modo diverso, per esempio Jean Rousset in Forma e Significato, che è appunto del 1963, pure lui, o Starobinsky un po' più tardi nella Relazione Critica nel 1970. Per Orlando si tratta di pensare contemporaneamente la coerenza e l'incoerenza fra cultura e opera, e quindi di considerare l'incoerenza o l'aspetto incoerente dell'opera non come una cosa da esaltare come pura creazione, cadendo secondo lui nell'irrazionalismo, ma una cosa da considerare razionalmente, perché anche l'incoerenza segue delle regole relativamente stabili e la si può quindi studiare con rigore. Il punto di partenza sarà storico, necessariamente, perché la storia culturale fornisce le formulazioni problematiche razionali. Ma l'analisi incontrerà delle contraddizioni e queste contraddizioni dovranno essere a loro volta studiate nella loro logica, perché le contraddizioni proprie alla letteratura non sono un annullamento di senso, ma al contrario una produzione di senso. Allora si capisce perché Orlando è andato a prendere proprio a Matte Blanco una versione particolarissima dell'inconscio freudiano che gli serviva a evitare l'uso attualizzante o antistorico della psicanalisi. L'inconscio come problema del conflitto tra logica simmetrica e logica asimmetrica poteva entrare in una visione storica perché si prestava a essere tradotto in uno schema di inversione di valori per cui tutti i dati storici possono essere sempre capovolti nella loro manifestazione. Quel che ho voluto dire, e finisco qui, è che Orlando ha costruito una posizione molto particolare rispetto al dibattito degli anni 60, proprio perché ha tentato di superare la contrapposizione fra le due ipotesi che Barthes e Picard avevano rappresentato. E questo sforzo di superamento a me sembra ancora una cosa preziosa di cui avremmo molto bisogno ancora adesso. Grazie. Grazie Paolo per questa ricostruzione di un. Hai riletto tutto Orlando attraverso questo episodio in qualche modo mitico del dibattito strutturalista e penso che tu abbia ragione. Per Orlando era difficile dialogare
con l'imprevedibile creatività di Bart. Per Orlando, fra l'altro, Orlando aveva una distinzione molto rigida fra scrittura critica e scrittura anartista. Il primo peccato di Barthes, in qualche modo, per lui era quello di stare sul crinale fra la scrittura creativa e la scrittura critica. Orlando ragionava bene, e per esempio penso a quel libro che non abbiamo ancora citato, secondo me meraviglioso, Il carteggio su Freud, con Sebastiano Timpanaro. Timpanaro per Orlando era un interlocutore che partiva da presupposti completamente diversi, ma su cui appunto riuscivano a ritrovarsi su uno stesso terreno di razionalità. E naturalmente, secondo me, quello che cercavo di dire nell'articolo che tu hai avuto la generosità di citare è che Orlando non si rendeva conto come Picard, come poi i filologi che molto hanno contrastato la diffusione della sua teoria in Italia, non criticasse in realtà gli errori di fatto che ci sono nel libro di Barthes, ma il punto era che proprio rifiuta una qualsiasi lettura non tautologica, quindi una qualsiasi lettura che vada oltre il dato contestuale, il dato storico, come tu hai detto benissimo. E rimaniamo in ambito seicentesco, ma con l'altro grande autore accanto a Racine su cui Orlando si è cimentato e su cui poi anche la scuola di Orlando ha dato risultati importanti, penso in particolare al libro molto bello di Franco Fiorentino sul ridicolo nel teatro di Molière, e credo che Enrica Villari ci parlerà delle lezioni sul misantrope. Prego Enrica, grazie. Parlerò della lezione di Francesco Orlando, lettore di testi. Prenderò come esempio la sua lettura del misantropo di Molière e partirò da una citazione. Alla fine di Lettura freudiana della Phèdre, nel volume in Audi in cui compare insieme alla lettura freudiana del misantropo, Francesco Orlando scriveva: «Ho tentato di dimostrare, durante molte pagine, che la coerenza incredibilmente minuziosa e profonda è uno dei risultati in cui l'analisi può tradurre il giudizio di valore immediato su un capolavoro». Rileggere questa frase oggi mi ha fatto tornare alla memoria la meraviglia di un'aula intera, di cui ebbi la fortuna di essere parte, dell'allora Università degli Studi di Napoli, in via Mezzogiornone 8, la meraviglia di fronte alla circostanza che, dal dir poco singolare dialogo di Alceste con Philint, che apre la commedia, derivò per un intero anno accademico il dispiegarsi della ricca geometria dei significati che quel dialogo introduceva e che a quel dialogo sempre ritornava in una fitta rete di rimandi e parallelismi con la realtà storica della Francia seicentesca della corte da una parte, con la consistenza psichica del tipo psicologico del misantropo innamorato in tutte le epoche del mondo dall'altra, per finire con la storia della fortuna del misantropo in cui le costanti del testo si arricchivano delle varianti che la storia necessariamente apportava all'esperienza della sua lettura. E ricordo bene che in quell'aula, durante quel lungo anno accademico, il corso durava allora da novembre a maggio, alla nostra meraviglia subentrava di tanto in tanto una sorta di incredulità. Incredulità che davvero, in un testo non poi così lungo come la commedia di Molière, potesse esserci tutto quello che Francesco Orlando, lezione dopo lezione, vi trovava e ci insegnava a vedere. Fu questo il suo modo, in quel corso, di insegnare a tutti noi quale fosse la specificità della letteratura. Quel modo unico e incomparabile ai tanti saperi specialistici delle scienze umane che la letteratura ha di parlare invece del mondo e dell'uomo nella sua totalità. Fu una lezione che nessuno di noi in quell'aula può aver dimenticato. Se quella frase di Orlando mi ha fatto tornare alla memoria quella specie di rivelazione che fu per noi studenti quel corso, che era la prova generale nei primi anni 70 del libro che sarebbe stato pubblicato solo dopo per la prima volta nel 1979, la frase che la seguiva mi ha colpito, rileggendola oggi, per altre ragioni. Orlando infatti aggiungeva alla sua frase sulla coerenza: «Credo che la verifica dell'incoerenza sarebbe il continuo risultato di un'analisi altrettanto sistematica del brutto, impresa poco allettante e forse mai da nessuno rigorosamente tentata». Mi ha colpito il suo indiretto legame col misantrope, perché in fondo l'idea di una prova della bruttezza estetica,
non necessariamente l'incoerenza proposta da Orlando, ma una prova fondata su basi dimostrabili e riconosciute, e non sulla risposta di un gusto sicuro che solo chi ne è dotato, ovvero pochi, è in grado di riconoscere, è esattamente quello di cui avrebbe avuto bisogno Alceste per non finire nei guai a causa della sua ostinata e assolutamente non negoziabile stroncatura dei versi di Oronte. Gli anni in cui viviamo, d'altra parte, se paragonati agli anni 70 del secolo scorso, in cui Francesco Orlando maturava la sua lettura del Misantropo, hanno visto un vertiginoso incremento di ambizione alla creatività letteraria che, è stato giustamente osservato, sembra, ahimè, inversamente proporzionale alla decrescente abitudine alla lettura. Tutto ciò rende di straordinaria attualità le rimostranze di Alceste contro le ambizioni alla distinzione letteraria di Oronte. E particolarmente simpatici i suoi argomenti per chiunque ritenga che la cattiva letteratura, se non riconosciuta tale dai più, come di fatto lamenta Alceste, sia tutt'altro che un male minore. Che pressante bisogno avete di rimare? Chi diavolo vi spinge a pubblicare versi? La comparsa di un brutto libro la si perdona soltanto al disgraziato che è spinto dal bisogno. O ancora, io certo non demordo, quei versi sono orrendi, lo sosterrò in eterno che sono brutti e l'uomo che li ha fatti è degno della forca. L'indicazione di scena dice che a questo punto Clitandro e Acaste ridono. E certamente il crescendo inarrestabile dello sdegno di Alceste per la bruttezza dei versi di Oronte non può che fare ridere o sorridere anche noi, lettori oggi, per la sproporzione tra la causa e l'effetto prodotto in Alceste. Ma la simpatia per lo sdegno di Alceste resta, ed è questo il punto. In questo esempio, come altrove nel testo, Alceste ha insieme sia ragione che torto. Un po' ragione e un po' torto, in dosi relative che mutano nei luoghi diversi del testo e che mutano nella storia della fortuna, senza intaccare però mai quella fondamentale simultaneità di ragione e torto. Così come ha sia torto che ragione Célimène, talvolta, e così anche Philinte. È la logica che domina il testo intero, come le sorprendenti analisi di Orlando, che evidenziano sottili somiglianze tra Alceste e proprio il suo nemico, Oronte, o tra Alceste e l'odiosa Arsinoè, mostrano. Un'estesa logica di compresenza di ragione e torto, di somiglianze entro la diversità, domina dunque il testo, su cui sembra presiedere, sovrana, una contraddittorietà così sistematica da somigliare a una sorta di incoerenza. Ma è proprio per rendere le ragioni di questa incoerenza che presiede alla concezione stessa del misantropo innamorato dalla coquette, e per identificare e dare voce a tutte le molteplici e contraddittorie istanze che vi trovano posto, che l'interpretazione di Orlando mira a ricostruire la logica che le tiene insieme e permette dunque di dare loro voce contemporaneamente. Questa logica è per Orlando quella freudiana della formazione di compromesso, nelle tante molteplici varianti di cui consiste la sua proposta teorica. Ma indipendentemente dalla proposta teorica, la ricostruzione della logica che tiene insieme la molteplicità di istanze diverse e contraddittorie di un testo letterario ci riporta alla questione della convinzione di Orlando che la coerenza possa essere il fondamento del giudizio di valore, da cui siamo partiti e su cui vorrei chiudere. Uno dei fenomeni più vistosi della pratica culturale e politica dei nostri giorni è l'allegra impunità di cui godono le assolute incoerenze che caratterizzano le posizioni politiche dei nostri leader di successo. Questo, in verità, basterebbe da solo a tentarci a una rivalutazione sistematica della coerenza come indice sicuro del valore e non solo del valore letterario. D'altra parte, però, almeno a partire da Foucault, se non da prima, sulla coerenza si è abbattuta la scure che ha colpito la razionalità come strumento di coercizione e riduzione al silenzio del disordine della libertà. Ma non è questa la coerenza sistematicamente cercata da Orlando. La sua lezione di lettore di testi ci dice che il segno del valore letterario non è la coerenza che semplifica, ma quella coerenza incredibilmente minuziosa e profonda che ogni buona lettura dovrebbe aspirare a ricostruire.
Lontanissima dall'essere un agente di semplificazione razionale della complessità, la coerenza difesa da Orlando somiglia moltissimo a quella che, molti anni dopo quel corso universitario, ritrovai formulata in una lettera di George Eliot, che lamentava la tendenza dei critici contemporanei a fare a pezzi il suo ultimo romanzo, Daniel Deronda, celebrando l'eccellenza della parte inglese e criticando la parte ebraica, e ignorando dunque la legge segreta per cui, scriveva Eliot, ogni cosa in un romanzo è legato a tutto il resto. Ma la lezione di Orlando, lettore di testi, e di Orlando, lettore del Misantropi in modo particolare, ci dice anche che per quanto ricca la geometria dei significati e delle istanze di un'opera, si tratta comunque di un sistema chiuso. L'esemplarità del suo metodo di lettura insegnò a noi studenti in quell'aula, e ci dice ancora oggi, che esistono letture filologicamente fondate e letture filologicamente non fondate su evidenze testuali. Diciamolo pure, letture giuste e letture sbagliate. Alceste sarebbe stato d'accordo. E quanto questo sia lontano dal dogmatismo ce lo ha appena dimostrato Paolo Tortonese. Grazie. Grazie Enrica per questo elogio di una certa coerenza che mi sembra particolarmente opportuno perché, come dire, anche io ho esordito dicendo forse la coerenza è una delle cose che oggi sentiamo meno attuali, certamente una coerenza che non semplifica è una coerenza del una coerenza della complessità profonda, che è quella che Orlando nelle sue migliori letture, come quella del Misanthrope, riesce a trovare, certamente è ancora perfettamente attuale. Naturalmente, qualcuno potrebbe obiettare che questo sistema funziona benissimo per un certo tipo di letteratura, forse funziona meno bene con un romanzo modernista, ma questo appunto lo lasciamo poi eventualmente alla discussione. E ora do la parola a Gianluigi Simonetti, che è l'ultimo dei nostri partecipanti, diciamo, al primo giro di questa tavola rotonda, e poi potete già fin d'ora prenotarvi. Io ho già ricevuto una serie di domande, di osservazioni dalla diretta streaming YouTube, ma anche quanti sono in aula possono iniziare con la chat a prenotare un intervento o a formulare una domanda per iscritto. Prego Gigi. Non vedo Gianluigi Simonetti, allora io intanto ne approfitto per leggere alcuni dei messaggi che sono arrivati dalla diretta YouTube. Mariolina Bertini ringrazia Guido Mazzoni per aver messo in luce con molta precisione le peculiarità dello storicismo di Orlando. Francesco Lubian fa vivi complimenti per l'iniziativa. A proposito del Coté Auerbach, da latinista ricordo ancora, dice, la bellissima lezione Mimesi e Convenzione tenuta a Padova nel maggio del 2009. Ascoltatore o ascoltatrice che ha uno strano alias che quindi non sappiamo il nome, vorrei chiedere chiarimenti circa la presunta inattualità degli strumenti critici orlandiani, in particolare del ritorno del replesso, perlomeno dal punto di vista della critica contemporanea. Forse risponderà a questo già Gianluigi Simonetti nel suo intervento, e se no poi gireremo la domanda per esempio a Franco Moretti. Michela Landi credo che il coraggio teorico sia fra i più grandi meriti di Orlando. Pochi hanno avuto questo sguardo a vol d'oiseau che permette comunque di resistere alle mode interpretative, e ci ringrazia. E Silvia Contarini ringrazia Paolo Tortonese per il bellissimo intervento. Non so se abbiamo recuperato Simonetti. Sì, chiudo come previsto. Mi era stato assegnato il compito di dire qualcosa sulle idee di Orlando oggi. E vabbè, tra noi evito senz'altro di perdere tempo sul versante celebrativo. Credo sia meglio concentrarsi sulle difficoltà che ne presentano quelle idee in porsi, che è un tema secondo me molto interessante. È chiaro che le teorie di Orlando sono vive, viva la sua scuola, i suoi allievi producono, come abbiamo visto, libri e opere molto interessanti, però le difficoltà ci sono e restano innegabili, direi. C'è, come diceva anche Luigi Pellini, una inattualità di Orlando, che secondo me però è anche parte integrante del suo valore e del senso che può avere oggi scoprire o riscoprire i suoi libri. Ed è di questa inattualità che vorrei parlare, perché naturalmente ci sono molte ipotesi che sono state formulate negli anni per questi problemi, no? Sono inattuali il rigore, la sistematicità delle idee di Orlando. È inattuale la difficoltà del suo stile, della sua sintassi, che però è anche lì parte integrante della bellezza del suo stile, dell'eleganza del suo stile.
Sono inattuali l'assenza di tentazioni spettacolari, di vaghezze alla moda, l'assenza di piacioneria di Orlando è inattuale, del suo approccio. E anche il suo storicismo è inattuale in un'epoca che ha poca simpatia per la storia. La serietà di Orlando, di cui parlava giustamente Franco Moretti, è essa stessa inattuale. Sono tutte cose vere, però io credo che ci sia un ostacolo anche più grande che si è formato negli ultimi 20 anni almeno a questa parte, e ha a che fare appunto con un problema magari strutturale della nostra cultura, sul posto proprio che la letteratura occupa oggi nella nostra cultura, e di conseguenza sull'evoluzione che la teoria letteraria matura in questo, mentre cresce in questo brodo. Una cosa lo diceva anche qui Pierluigi: diamo meno importanza alla letteratura di quanto non gliela desse Orlando. Quanto non è desse Orlando. Orlando per Orlando era una ragione di vita, io direi anche una ragione di vita e di morte, e questa è una cosa, certamente. Ma soprattutto direi che ci siamo troppo abituati, o ci stiamo troppo abituando, come lettori, come critici e anche come scrittori, per chi scrive, non è il mio caso, ma insomma, a considerare la letteratura, e qui mi riallaccio al discorso di Paolo Tortonese, come pura e semplice espressione di un'ideologia. Ci siamo abituati all'idea che un libro, un'opera letteraria, significa quel che significa, ciò che vuole esplicitamente significare, dice quello che dice, tautologicamente. E la crisi della teoria letteraria è anche nell'avvento, nella fortuna di questo approccio un po' tautologico alla letteratura, che rende la vita più facile al lettore e anche al critico, che può produrre in maniera più industriale su questa base, e al teorico, allo storico della letteratura, ma fa perdere il sale dell'esperienza letteraria anche per come la intendeva Orlando. È come dire, un brodo, un sentimento, una cultura che nel senso comune si traduce in una domanda diffusa ormai, sempre più diffusa. La domanda è: di cosa parla questo libro? Di come se ne parla? Di quante cose diverse e contraddittorie può dire un libro, un testo letterario su di sé e sul mondo? Ecco, questo sembra non interessare più a nessuno, quasi a nessuno. Ora, quello che secondo me caratterizza veramente l'approccio di Orlando è che per lui è sempre stata questione di trovare nei contenuti delle opere d'arte anche delle modalità peculiari di messa in forma, appunto dei modelli formali. È stata sempre questione, come diceva Tortonese, di attraversare l'ideologia, tenendone conto, partendo anche da quel dato, ma appunto attraversandola e rovesciandola. E non a caso i maestri di Orlando, i nomi sono stati fatti soprattutto da Guido Mazzoni, sono tutti molto sensibili allo stile, alla testualità, no? Curtius Auerbach, Spitz, Starobinsky, anche sul versante psicanalitico, Freud, Matte Blanco e lo stesso Lacan sono stati per Orlando, come sappiamo, soprattutto suggeritori di modelli formali, come si sa. Ecco, attenzione alla forma e ai paradigmi formali dall'altra, sensibilità alla storia e il confronto quindi con grandi periodizzazioni sono, secondo me, due costanti del lavoro di Orlando, presenti fin dal primo grande libro di Orlando, che è stato ricordato da Pierluigi, Infanzia, Memoria e Storia da Russo e Romantici, che è del 66. Da questo libro fino agli appunti sulle figure dell'invenzione che ha recentemente discusso Valentina Sturri, ecco, ci sono queste due costanti. E poi c'è naturalmente, accanto a questi due elementi, il terzo elemento, anche questo ricordato già da altri, l'ambivalenza, appunto, la costitutiva ambivalenza dell'opera letteraria. Per cui, appunto, un'opera letteraria non dice soltanto quello che vuol dire, ma anche quello che non vuol dire. Che è anche la cosa che un po' allontana Orlando dallo strutturalismo, dal suo versante più geometrico. Per lui, per Orlando, voglio dire, le contraddizioni sono sempre state più interessanti della geometria. O forse la sua geometria, quella binaria che ha sempre coltivato, era proprio un modo per alludere a questa tensione, a questa esplosività, a questo lato esplosivo anche delle contraddizioni e dell'ambivalenza di cui parlava Franco Moretti. Quindi attenzione alla forma, attenzione alla storia e sensibilità per l'ambivalenza letteraria sono tre caratteristiche di Orlando, sono anche tre cose poco di moda oggi. Leggo 5 righe da Per una teoria freudiana della letteratura. Solo il discorso ideologico può limitarsi a una scelta razionale ed esclusiva fra due intenzioni o due correnti contrastanti o due forze, e quindi fra due significati. Un passo famoso. Non voglio dire che anche in un'opera di letteratura non possa sapersi benissimo alla fine o dall'inizio chi ha ragione o chi ha torto, ma il discorso letterario tende a lasciare anche all'intenzione che ha torto abbastanza spazio per accordarle magari un po' meno di una mezza riuscita e infliggerle quindi un po' di più di un mezzo fallimento. Ecco, secondo me la cosa cruciale che Orlando ha capito e ci ha lasciato, la cosa che mi ha spiegato per primo quando ero studente, quindi lo dico anche dal mio punto di vista molto personale e lo dico brutalmente schematizzando un po', è che la letteratura non è votata al bene, non è votata neppure al male, vuole il bene e il male contemporaneamente e che questo soprattutto la distingue da altri saperi e che la rende quella forma di coscienza insostituibile che è. E allora la teoria deve rispondere facendosi essa stessa, Orlando e anche direi
per chi segue un po' la sua scia, uno strumento insostituibile di comprensione e di attraversamento di questa ambivalenza. Può sembrare un'idea semplice, e lo è per certi versi, ma a me sempre passa un'idea poco diffusa in realtà nella nostra cultura, nella nostra sensibilità. Ed è una distanza, una rarità, diciamo così, che si verifica facilmente se proiettiamo le idee di Orlando non solo sul piano del senso comune, ma anche proprio su quello della ricerca oggi. Per me, lo dico chiaramente, le idee di Orlando sono un antidoto alla genericità, alla tautologia, appunto, alla vacuità di molta ricerca che si fa oggi, soprattutto su alcuni versanti, come gli studi culturali, è una parte della critica tematica. Però sono anche idee che funzionano molto bene in un campo a cui Orlando era completamente estraneo, che è quello della critica militante, che è a sua volta spesso un campo di faziosità e di schematismo. Agli uni e agli altri, cioè agli studiosi e ai critici militanti, è come se Orlando dicesse e continuasse a dire: non è così semplice come credete voi. Per poi aggiungere: la cultura e la civiltà hanno anche sempre qualcosa a che fare con il loro contrario, differentemente da quello che si pensa oggi. E ancora, terza cosa, la teoria letteraria, se la prendete sul serio, può toccare tasti molto più seri e dolenti di quel che si crede. Può appunto portarvi in quel lato oscuro, che è poi è il lato oscuro che la letteratura anche conosce, amministra e gestisce. E magari se fate così darete sapore anche ai vostri studi e alla vostra militanza. Ora, che la letteratura condettale sia un tipo di sapere che non è arruolabile da una parte sola, che ciò che non dice esplicitamente ma esprime in forma implicita sia forse anche più importante appunto di ciò che è esplicito, mi sembra che, e che non sia mai espressione diretta appunto di un'ideologia, ma sempre risultato di un conflitto invisibile. Ecco, questo credo che sia la lezione sempre molto attuale di Orlando, anche per rispondere alle cose che diceva Guido Mazzoni. La più importante è la meno assimilata, soprattutto in Italia, dove c'è questa tradizione da fondo idealistico, per cui la letteratura deve stare sempre dalla parte del bene e dalla civiltà. Mentre Orlando aveva capito, nonostante tutto il suo razionalismo, il suo luminismo, il suo ottimismo, la sua fede nella ragione, che le cose sono un po' più complicate di così. Ora, nel tempo che mi resta, che è poco, vorrei toccare così, qualcosa di più personale. E quello che per me è anche l'aspetto più commovente di questa verità. Perché secondo me è una verità a cui Orlando è arrivato non solo attraverso le letture, i ragionamenti astratti, ci è arrivato anche attraverso la comprensione di una parte profonda di sé. Mi pare che Guido Mazzoni alludesse a qualcosa del genere quando parlava dell'Orlando vivo e della formazione di compromesso. Una comprensione profonda di sé, una parte con cui Orlando da giovane deve avere anche, credo, molto battagliato, ma che anche è alla base dell'energia e della sensualità, anche della sua proposta teorica. Una sensualità che arrivava a chi seguiva le sue lezioni e a chi legge i suoi libri. Anche questa è un'intuizione che c'è già nell'infanzia, Memoria e storia dei russo e romantici, l'ha notato Zatti, che lì c'è già la prima idea configurata di una letteratura che dia voce a istanze contraddittorie. Però vorrei dire due parole di più sul saggio invece famoso, già citato, sulla la lettura freudiana della Phaedra del 71, perché quello mi sembra più rivelatore di questa molla psicologica che c'è dietro le migliori intuizioni di Orlando. Una lettura di una tragedia nata per condannare un desiderio perverso, che però finisce col celebrare la forza di quel desiderio, e la lettura così brillante di un'opera che è fondata sulla necessità di affermare, insieme negare, contemporaneamente, su più livelli, la realtà del desiderio, tanto successiva della protagonista. Ecco, io credo che Orlando legge così empaticamente Racine perché si identifica con Fedra, ed è, come spesso succede ai grandi critici, da questo riconoscimento anche molto idiosincratico che nasce una valorizzazione, poi la valorizzazione di una teoria e di una formula analitica. Ecco, la teoria freudiana nasce da lì perché in quell'opera, e poi nella teoria stessa, per come nasce, poi si sviluppa e si articola, Orlando ritrova una parte decisiva di se stessa, di se stesso. La controprova, se volete, sta nel romanzo di Orlando, di cui invece non si è parlato finora. La doppia seduzione, è un libro che contiene rapidamente, ma significativamente, l'identificazione anche in un passaggio del protagonista con Fedra. Ed è, mi pare, significativo. Un libro che potrebbe essere letto orlandianamente, e forse andrebbe letto anche orlandianamente. Ora, per tornare al saggio e chiudere, la mia impressione è che in quel fatidico 1971, nel personaggio di Fedra, Orlando si sia riconosciuto e che, riconoscendosi, si sia accorto anche che il suo brillante saggismo lo esponeva, però anche per eccesso di intelligenza e di rispecchiamenti. Allora, tutta la parte di cui ha parlato Guido Mazzoni, quella appunto più strutturalista,
per una volta, per la prima e l'ultima volta in sintonia con l'epoca, tutta la parte classificatoria e anche difensiva, diceva Guido. Effettivamente, sì, gli schemi, le frazioni, gli neologismi, tutto questo repertorio, che poi diventerà caratteristico dell'Orlando più, diciamo, classificatore, appunto, è effettivamente un po', non solo un tributo alla coerenza dell'illuminismo, ma io credo anche, neanche una concessione alle mode, che Orlando non ha mai nutrito, ma un modo per proteggersi, effettivamente, anche per nascondersi, o forse meglio ancora per esporsi nascondendosi, o per proteggersi mentre si esponeva e si aggrediva, come è davvero tipico di Orlando. Ecco perché il labirinto, come è stato notato da Valentino Baldi, ancora più recentemente da Valentina Sturli, nel loro monografia su Orlando, il labirinto, che è un po' l'emblema di quell'opera e di quel saggio, è anche, secondo me, una figura che ha molto da dire Orlando stesso. È la macrofigura che raccoglie tutte le negazioni di quell'opera nella lettura di Orlando, ma è anche qualcosa che ci dice cose importanti sulla teoria, sulle origini della teoria e su Orlando stesso. Ora, anche questo aspetto più difensivo, questi semicerchi concentrici che compaiono lì per la prima volta, nel quell'Librino Verde Einaudi, appunto, questi labirinti di teoria e di carta che Orlando comincia a costruire in quel momento e che continuerà a costruire dopo, credo che vadano visti non solo, anche qui, in modo ambivalente, come per tutto il resto, come momento difensivo, ma anche come momento eroico. E chiudo su questa ambivalenza perché credo abbia colto indirettamente un mio straordinario collega all'Università dell'Aquila, attualmente in pensione, Ferdinando Taviani. Lui diceva che Orlando gli ricordava Don Chisciotte. E lo diceva prima che uscisse il libro sul soprannaturale letterario, in cui tra l'altro Orlando discute proprio di Don Chisciotte e lo descrive come un enunciatore di regole. Dice testualmente: Don Chisciotte non perde occasione per cogliere, spiegare, legiferare in materia di maghi, enunciando continuamente quelle regole senza le quali, come abbiamo stabilito, dice Orlando, non c'è soprannaturale. Le regole hanno il compito proprio di limitare, dice Orlando, l'informità del non essere, la licenza, l'infinitezza della fantasia. Ecco, mi sembra che come Fedra anche Chisciotte sia un po' una figura di Orlando, e mi sembra che, ed è questo anche appunto il lato più commovente, oltre che più interessante, della sua proposta teorica, come diceva lui, come l'ha ricordato Mazzoni. Ecco, mi sembra che in Fedra, come in Chisciotte, ci sia questo doppio aspetto: il bisogno di proteggersi dall'anarchia del desiderio, ma anche progetto grandioso, per certi versi, Don Chisciottesco, di dare ordine al mondo. Ecco, mi sembra che da questa ponderata sintesi, forse tensione impossibile, ci sia ancora molto da imparare. Grazie. Grazie Gigi per questa bellissima conclusione che ha saputo intrecciare spunti teorici e anche una lettura dei testi e dell'uomo Francesco Orlando, secondo me molto, molto fine e molto giusta. Io ho due interventi prenotati, che sono quelli di Stefano Brugnolo e di Daniele Giglioli. Prima darei una battuta a Franco Moretti, che avevamo chiamato in causa prima, e poi farei, appunto, inizierei con questi due interventi. Franco. Allora, proprio una battuta, nel senso che forse la dimostrazione migliore della difficoltà con l'attualità di questo concetto del ritorno del represso formale è che nella domanda mi è stato chiesto di parlare del ritorno del represso, cioè il formale era stato dimenticato. Questa è una cosa su cui Gigi Simonetti ha appena parlato a lungo, cioè è una cosa fondamentale per Francesco ed è una cosa che nella atmosfera critica dell'ultimo quarto di secolo si è via via persa l'attenzione alle forme. Sulle forme si potrebbe parlare fino a mezzanotte, però mi pare giusto adesso lasciare che si facciano questi altri interventi e poi si vede. Grazie Franco, e allora la parola a Stefano Brugnolo. La prima cosa che volevo dire è che riprendendo un'osservazione che aveva fatto proprio Pellini, che diceva appunto che Francesco non voleva essere, diciamo così, capito per frammenti o tutto o niente. E secondo me Pellini aveva ragione. Però che ne pensasse Francesco Orlando, mi pare che sia venuto il tempo invece di prendere
o rifiutare quello che i singoli studiosi, parlandone, no, vogliono prendere o rifiutare. E mi pare che quello che oggi sta avvenendo sia proprio questo. Sento qualche cosa anche proprio di rilassato. Non sempre era facile, quando c'era Francesco, discutere in modo rilassato, appunto, prendendo e lasciando. Invece questo incontro, questo seminario, mi pare che possa stare sotto questo segno, appunto, del prendere e anche del lasciare. Tra l'altro io credo che anche nel rifiutare certe idee di Francesco, anche proprio perché erano idee forti, beh, ci sia anche forse qualcosa da guadagnare, che non sia inutile, appunto, anche confrontarsi negativamente con queste sue idee. Ecco, e io a questo proposito volevo anch'io, come dire, insistere almeno su di una idea di Francesco che a me pare piuttosto, come dire, recuperabile. C'è un passo, c'è una formulazione molto bella per una teoria freudiana della letteratura che suona così. Nel lungo poema tramandato come classico per millenni, o in una frase una volta in privato e che nessuno registra, ringraziamo lo stesso tipo di discorso, quello che reca istituzionalmente con sé, anche quando scaturisce dalle circostanze di realtà più soffocanti, non soltanto un'illuminazione di verità, ma anche un barlume di festa. A me interessa molto quel passaggio in cui lui parla, appunto, di una frase pronunciata una volta in privato e che nessuno registra. Naturalmente, appunto, questa per Francesco Orlando era anche letteratura. Lo dico perché spesso si pensa a Francesco Orlando come qualcuno che vedeva solo i classici. Ora, per lui evidentemente i classici erano importantissimi, però erano la punta di un iceberg. E poi invece la letteratura era grande parte dei discorsi umani. E quindi lo dico perché credo che questo forse può anche aiutarci, appunto, a capire perché Francesco poi era avverso a un'idea tutta e solo ideologica della letteratura come in qualche modo partecipe o complice dei poteri. Lo era perché pensava che si faceva letteratura anche a chiacchiere, ed è un po' difficile immaginare che la letteratura che si fa chiacchierando, magari appunto azzeccando una battuta felice, una immagine felice, sia stata concepita appunto con lo scopo di, dominare le coscienze. Ecco. Allora, lo dico perché anche credo che questa proposta di Francesco Orlando potrebbe essere molto utile per tutti coloro che si occupano di pop cultura, di cultura pop. Io credo appunto che abbiamo bisogno di studiare questo enorme ambito di produzione letteraria, ma nel senso appunto non canonico. Certo, mi pare, e qui lancio e finisco, che l'idea di Francesco sia un po' l'idea di Freud. Il motto di spirito anonimo e il motto di spirito di Heine sono entrambe letteratura, e spesso il motto di spirito anonimo, ricordiamo appunto il motto di spirito del salmone con la maionese, è geniale e ci mette in contatto con delle verità non dette, ma che esplodono. Ecco, in questo senso credo che Francesco Orlando possa esserci utile se vogliamo intraprendere, appunto, con la grande massa dei discorsi letterari, canzoni, giochi di parola, tutto quello che possiamo e vogliamo immaginarci, recuperando però l'idea del giudizio di valore. C'è un'idea della cultura pop come un immane, come dire, fascio di fenomeni ingiudicabili, insomma. Invece credo che effettivamente ci sia motto e motto, ci sia il grande motto, il motto geniale prodotto magari in modo del tutto estemporaneo, e ci sia invece una massa di motti che non contano niente, che non valgono niente. Si sta producendo molta letteratura oggi nel mondo attraverso gli SMS, le mail, Facebook. Credo che
un approccio orlandiano a questa enorme massa di materiale possa essere, come dire, concepito. Ecco, soprattutto, diciamo così, che sarebbe bello prendere da Orlando questa idea anticanonica della letteratura. La letteratura è davvero, come disse lui, l'aria che respiriamo. Grazie Stefano, grazie anche per aver ricordato un altro di quegli elementi inattuali, ma qui stiamo usando tutti quanti, a cominciare da me all'inizio, ma tutti gli interventi abbiamo usato il termine inattuale in un senso giustamente ambivalente, cioè ci sono cose inattuali che forse non funzionano più, ma ci sono molte cose inattuali che ci servono proprio perché inattuali e che ci dicono qualcosa e ci ricordano qualcosa che purtroppo stiamo perdendo. E una di queste idee è quella del giudizio di valore, che fra l'altro la posizione di Orlando all'interno del campo strutturalista su questo era molto particolare ed è uno dei suoi tratti di originalità. Prima di dare la parola a Daniele Giglioli, leggo molto rapidamente alcuni messaggi arrivati su YouTube. Simone Bacchelli ricorda, riassume un po', che Orlando è stato anche un importante lettore e interprete di Proust e gran parte della critica teorica di Orlando deve proprio molto alla lettura di Proust. E il messaggio successivo torna bene perché è un messaggio di Mariolina Bertini, che è la maggiore studiosa in Italia di Proust e di Orlando specialista di Proust, trova molto complementari le relazioni di Tortonese e Villari, perché non c'è nulla di ovvio né di semplice nell'opposizione di Orlando a Barthes e nella sua idea di coerenza. Maria Chiara Tortora invece chiede, poiché sono stati citati entrambi, vorrebbe approfondire il rapporto fra il concetto di sistema e il concetto di coerenza. Questa domanda la lasciamo poi per un giro finale ai nostri ospiti. La parola a Daniele Giglioli. Grazie, io intervengo senza avere alcun titolo di frequentazione con Francesco Orlando perché l'ho soltanto ascoltato come ho letto con ammirazione attonita e stupita. Volevo partire da una cosa che ha detto Guido, il suo rapporto con la musica. Guido ha citato Schubert, perché per quanto mi riguarda il saggio che io in modo totalmente idiosincratico preferisco è un suo saggio contenuto nelle costanti e le varianti, si chiama L'ultima festa dell'Ancien Régime, ed è un saggio sul teatro musicale di Mozart, dove Orlando, con un orecchio incredibile, Orlando leggeva la musica, trova le stesse note nel discorso di Leporello, voglio fare il gentiluomo e non voglio più servir, nell'intervento del commendatore, dicendo il servo che ritorna per punire, cioè sta arrivando la rivoluzione francese. E questo potrebbe forse configurare questo più come un intervento, come una domanda a Pierluigi, che ha scritto questo bell'articolo sul Manifesto, in cui dice che il luminismo è retorica freudiana, è il saggio in cui forse Orlando irrigidisce di più le sue categorie legate a Matte Blanco. Ora volevo dire questo, io avendo lavorato alcuni anni sul Settecento francese posso dire che la formula di Orlando legata alla retorica dell'illuminismo, io non critico la tradizione, non io critico la tradizione, io critico non la tradizione, è perfetta per spiegare la situazione di chi prende la parola nel Settecento per parlare. E questo apre il discorso di Orlando, che probabilmente non sarebbe stato d'accordo perché era legato a una centralità della testualità che poi dopo è stata scardinata da vari fattori, alla pragmatica, cioè alla contingenza, cioè al fatto che i testi accadono nel mondo, accadono in un mondo che li riceve o li rifiuta. E mi viene in mente che in fondo l'erede dell'illuminismo è Napoleone, quando gli chiedevano come si fa la guerra, lui diceva on s'engage et puis on voit, cioè non c'è piano, non c'è progetto, non c'è cosa, cominciamo, attacchiamo battaglia e poi vediamo. E allora mi chiedo a tutti quelli che lo hanno qui frequentato, hanno avuto più occasioni di me, insomma, di approfondire questo aspetto della coerenza, che è sicuramente fondamentale, che ribadita continuamente da Orlando, se forse questa coerenza non sia una sorta di frontiera tragica del razionalismo di fronte alla pressione del mondo,
il fatto che il mondo usa i testi, il fatto che il mondo fa qualcosa con i testi sono stati fatti da qualcuno che era nel mondo e vengono letti da qualcuno che è nel mondo, e che probabilmente questo ha qualcosa a che fare anche con le categorie strutturanti il pensiero di Orlando, cioè il prima il rimosso, poi il represso, poi il superato. C'è una forza che non è nel testo, ma anche è nel testo, e che però ti porta sul piano della tattica, della strategia, del qualcosa che accade per qualcuno e contro qualcuno, e non ha la pretesa di fissarsi in una canonicità assoluta. Visto che giustamente Gigi aveva parlato di Orlando come un esempio anche per la critica militante, ecco, mi chiedo se questa non sia un'alta sfida teorica che viene posta a chiunque si ponga di fronte a un testo, cioè che rapporto hai con la contingenza in cui il testo ti arriva o da cui ti è arrivato, e quello in cui in futuro, tra l'altro imprevedibile, ti potrà porre nella condizione di leggerlo, di interpretarlo, di spiegarlo agli studenti. Grazie Daniele per questa bellissima osservazione che poi giriamo a tutti gli altri. Forse siccome ci sono moltissime domande, io darei subito la parola a Christian Rivoletti e poi leggerei ancora un paio di domande e poi proviamo a rispondere o comunque a fare un ultimo tour de table finale. Christian. Grazie a te anche da parte mia e a tutti gli ospiti per questa bellissima iniziativa, direi molto riuscita. Il numero di partecipanti anche nel pubblico parla da solo appunto riguardo al successo dell'iniziativa. Credo appunto anche questo, sappiamo tutti, Francesco teneva a questo aspetto, gli avrebbe fatto molto piacere. Ecco, ringrazio anche ovviamente per tutti gli interventi, molto diversi tra di loro, danno un'idea della ricchezza anche degli aspetti del magistero di Francesco Orlando. Credo appunto che Pierluigi abbia ragione sulla pertinace inattualità della teoria di Orlando. Tuttavia c'è forse un aspetto che è stato, se non mi è sfuggito, appunto è stato ricordato, diciamo così, soltanto indirettamente. Guido Mazzoni ha parlato di Auerbach, quindi in qualche modo è stato ricordato, faccio riferimento appunto al realismo, o forse Francesco distingueva appunto alla rappresentazione della realtà appunto nella letteratura, attraverso la letteratura, alla transitività del testo letterario. Paolo Tortonese ricordava appunto l'incompatibilità con alcune posizioni di Barthes, ecco il fatto appunto che invece il testo letterario secondo Francesco fosse transitivo, il fatto che la letteratura appunto ci parli della realtà. Questo, ecco, mi pare un aspetto, senza appunto voler per questo essere troppo ottimisti, ma mi pare un aspetto che in questo momento, con il dibattito che ormai è partito da diversi anni sulla fine del postmoderno, sul ritorno alla realtà, un aspetto che fa sì che alcune posizioni appunto di Francesco Orlando siano molto più attuali di quanto non lo fossero negli anni 80-90, insomma in un'epoca in cui sappiamo tutti Orlando appunto non si sentiva in sintonia con le posizioni dominanti nel dibattito letterario. Ecco, quindi questa svolta attuale, questa idea che sia la letteratura contemporanea, e su questo non c'è bisogno di ricordare quanto Francesco fosse prudente sulla narrativa contemporanea, sia anche però la critica letteraria direi, sono tornate entrambi a parlare del rapporto tra letteratura e realtà. Ecco, su questo Francesco, che era convinto che il postmoderno fosse soltanto una moda che prima o poi sarebbe passata, su questo forse si può dire che la storia gli abbia dato ragione. Ecco, voglio appunto sentire che cosa pensa Pierluigi, che cosa pensano gli ospiti
su questo aspetto. Grazie. Grazie Christian. Forse in parte una risposta alla tua osservazione viene dall'intervento di Daniela Brogi, che noi leggiamo in chat, ma io lo leggo per quelli che stanno su YouTube che non vedono la chat. Ringrazio tutti quanti e vorrebbe dire che ha il timore che possa nuocere a Orlando una lettura che lo tratti solo come un riferimento teorico e un'icona del mondo di ieri contro la vacuità del presente. Francesco Orlando è sempre stata anche una figura coraggiosamente inattuale anche dentro la sua epoca, e questo mi permetto di chiosare che è assolutamente vero, chi l'ha conosciuto lo sa, e trovo che la sua categoria di represso formale, per esempio, sarebbe utilissima per studiare meglio le contraddizioni e i conflitti della contemporaneità, anche in senso culturale, compreso il nostro modo di leggerlo. Ecco, io ho l'impressione che l'attuale ritorno alla realtà sia appunto un ritorno, come dicevano in qualche modo anche Gigi e Guido, molto fondato su valori ideologici e etici e su un dover essere etico della letteratura, che a Francesco non sarebbe piaciuto per niente. Quindi forse non so se sarebbe stato felice di questo tipo di ritorno. Sicuramente felice del fatto che si ritorni a parlare di un rapporto fra la letteratura e il mondo, ma di questo rapporto che tende a escludere il negativo, la parte oscura, forse no. Ma leggo anche un altro intervento che abbiamo qui in chat, Domenico Chirico, pensando a codici letterari e referenti di realtà in Auerbach, Orlando parla della faziosità di Bakhtin proprio per la sua rigidezza di concetti non sfumati e non applicati alle variazioni storiche, mentre elogia Auerbach per la sua obiettività filologica capace di comprendere sfumature e mutamenti nei concetti di letteratura. Possiamo parlare di un Orlando strutturalista quando lui stesso parlava delle categorie, e le categorie si riferisce a quelle degli oggetti desueti, le 12 categorie da non distinguere troppo. Ecco, su tutto questo, il primo a chiedere la parola è Gigi Simonetti, ma ovviamente chiunque abbia qualcosa da aggiungere. Prego Gigi. No, soltanto una cosa sull'inattualità, visto che ne abbiamo parlato, io ne ho parlato, vabbè, ne hai parlato anche tu. È verissimo, naturalmente, che Orlando è sempre stata una figura coraggiosamente inattuale anche dentro la sua epoca, però secondo me è molto cambiato il senso della sua inattualità. L'inattualità di Orlando oggi è molto diversa dell'inattualità di Orlando negli anni 70, 80, 90, che poi insomma... negli anni 90, anche l'epoca in cui io l'ho conosciuto. Ancora negli anni 90 e nei decenni precedenti l'inattualità di Orlando era relativa, era tale all'interno di un gioco, quello della critica e della teoria letteraria, che tutti prendevano molto sul serio e sulle cui regole generali c'era un certo accordo. Per cui c'era un conflitto tra posizioni che nel complesso è stato forse un conflitto perso, forse, da Orlando. Non che questo abbia importanza, perché non toglie niente al valore della sua esperienza, l'ha solo forse messo in una posizione meno centrale di quello che avrebbe secondo me meritato, ma è stato un conflitto combattuto in campo aperto tra eserciti regolari, per così dire, in una situazione, adesso esagero forse con le metafore belliche, ma per dire che era un gioco sulla cui serietà erano tutti d'accordo e sulle cui regole di ingaggio erano tutti abbastanza consentanei. L'inattualità di Orlando attuale nasce invece da un sistema in cui c'è pochissimo conflitto in realtà, perché è enormemente cresciuta la distrazione e non c'è più nessun accordo sulle regole, e anzi non ci sono più nemmeno le regole per molti. È saltato un po' quel gioco molto serio, che può essere molto serio e molto interessante e anche determinante, anche molto profondo della teoria letteraria, e la cosa ha preso una piega molto più ludica, molto più così, decorativa da un lato, oppure ancora seria, ma su un piano che è quello che dicevi tu, Pierluigi, su un piano che è tutto politico e a volte morale e a volte anche moralistico, che non è il piano di Orlando. Quindi secondo me sono due inattualità che vanno distinte, perché sono proprio molto diverse e lo penalizzano in due modi diversi. Quanto poi alla possibilità di leggere e usare Orlando anche in senso culturale, insomma, io l'auspicherei. Noto due difficoltà. Una, come dire, oggettiva. Non mi sembra che stia succedendo. Cioè, mi pare che si stia usando Orlando in senso culturale. Ecco. Lo si sta usando, per fortuna, ma in altri ambiti, mi pare. E poi una difficoltà, che è un po' quella a cui accennavi forse anche tu, in senso metodologico e anche teorico. L'approccio di Orlando, e questo per me è interessante, naturalmente, è un approccio molto disgregatore delle culture e molto critico delle identità.
Ecco, mi sembra che invece in un'epoca in cui c'è molta, come dire, cautela nel trattare le culture e l'identità, questo approccio rischi di fare più male che bene, cioè secondo me più bene che male. Grazie. Non so se, allora, credo che Daniele tirava in ballo anche me. Io voglio dire una cosa velocissima. Io penso che Illuminismo barocco e retorica freudiana sia un grandissimo libro. Sia un grandissimo libro, e credo anch'io che si sarebbe potuto aprire anche a una dimensione pragmatica. Sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Daniele. E sono anche convinto che avrebbe potuto portare Orlando a dialogare con il contemporaneo New Historicism. Quello è un dialogo possibile, forse su questo vorrei chiedere qualcosa io a Franco Moretti, è un dialogo possibile che non si è mai realizzato, e forse anche a uscire da quella struttura binaria che un po' ingabbia nell'analisi di Orlando. Sono sempre due, represso e repressione, anzi per questo lui ritiene appunto inaccettabile Bakhtin, un'idea di polifonia, di molti delle voci. Per Orlando le forze in gioco, le forze in campo sono sempre due. Ecco, lì invece aveva inventato la famosa frazione a tre piani e poi però la riporta all'interno della logica binaria di Matte Blanco. Ma con queste che sono non contraddizioni, in realtà poi in Orlando c'è ben poco di contraddittorio, ma sono problemi teorici, mi sembra che sia uno straordinario libro, ma anche un'occasione perduta. Però appunto su Orlando, Bakhtin, pragmatica, vorrei sentire Guido Mazzoni, Franco Moretti o chi altro voglia intervenire. Intervengo sulla questione di Bakhtin, le 12 categorie da non distinguere troppo, e ancora una volta il rapporto con lo strutturalismo. Dunque, è vero che le 12 categorie non erano da distinguere troppo, però se si guarda come è fatto gli oggetti desueti, si vede che gli oggetti desueti è uno dei libri più strutturalistici nella concezione di Orlando, nella misura in cui quel libro nasce a partire dall'idea che le categorie sarebbero state 12, solo 12, disposte simmetricamente all'interno di una struttura di ordine che alla fine, e questa forse è la sede e il momento per dirlo, alla fine non giova a quel libro che parte da una straordinaria intuizione sintetica, cioè il dispiegamento delle immagini di corporeità non funzionale come gigantesco fenomeno di ritorno del represso della letteratura moderna contro l'imperativo moderno della funzionalità, e che contiene singole, tante, numerose pagine straordinarie e momenti straordinari anche di storia letteraria di lunga durata. L'albero semantico non giova a quel libro. L'albero semantico è la parte rigida di quel libro che guasta la bellezza dell'intuizione complessiva e la bellezza di moltissime delle pagine di quel libro medesimo. Tornando al discorso sui libri di Orlando, perché forse è giusto che ognuno di noi qui dica quali sono i libri che oggi gli sembrano più contemporanei tra quelli di Francesco, anch'io credo che Illuminismo barocco retorica freudiana sia il libro da rivalutare. Fu il libro che all'epoca Orlando considerò quello ricevuto peggio, era molto deluso dalla ricezione di Illuminismo barocco e retorica freudiana. Secondo me quello è un libro straordinario assolutamente da riscoprire e rivalutare. Odiava Bakhtin per tante ragioni, perché non lo capiva, perché l'elemento della polifonia lo disturbava. Per quanto riguarda il rapporto con la pragmatica, secondo me è inutile dire che cosa Orlando avrebbe, con chi Orlando avrebbe potuto dialogare, perché erano alla fine dialoghi impossibili. Al fondo della posizione di Orlando è sempre rimasta una diffidenza molto forte per tutto quello che non fosse razionalistico e illuministico, laddove sentiva sentore e extratestuale anche, laddove sentiva
sentore di tutto questo, Orlando si ritraeva quasi istintivamente. Un'altra cosa verso la quale aveva molta diffidenza erano le scritture che mescolavano critica e atteggiamento anarchista. Appunto Barthes lo disturbava anche per questo, e quando ha dovuto scrivere letteratura Orlando ha scisso nettamente la figura del teorico dalla figura del romanziere. Grazie Guido, naturalmente io non sono per niente d'accordo sull'albero semantico, ma do la parola a Franco Moretti. Ma dunque, due cose, allora sul New Historicism, no, quello era veramente sarebbe stato un dialogo impossibile, insomma, il New Historicism, ma per molti di loro studiavano il dramma rinascimentale, per loro tragedia e commedia non faceva nessuna differenza, cioè una scuola critica per la quale il senso della forma non contava nulla. Francesco sarebbe impazzito, io sono impazzito, ma credo che in questo eravamo simili. E poi un'altra cosa, se ne è parlato poco oggi, il rapporto di Francesco con la storiografia, la storia, è un rapporto molto complicato, insomma, lui naturalmente ne sapeva molto, però c'era anche una certa riluttanza, secondo me, a prendere la storia davvero sul serio. Gli storici hanno una parte piccola nel suo studio, nei suoi lavori e così via. E vabbè, questo fa parte del suo modo di ragionare e va benissimo. Sicuramente gli sarebbe stato inviso il modo che aveva il New Historicism di appiattire la storia sul brevissimo periodo, cioè sull'aneddoto, sull'episodio singolo. Era proprio una cosa a cui io credo che lui avrebbe, appunto, si sarebbe immediatamente chiuso di fronte a questo. Voglio dire un'altra cosa su un altro argomento che stavo tirato fuori molto bene da Enrica e poi toccato anche da altri, cioè questa faccenda della coerenza. Ecco, lì secondo me era un partito preso, perché la coerenza di un testo non si potrà mai completamente dimostrare, questo mi pare chiaro, insomma, mentre lui pensava che si potesse e si dovesse dimostrare. E credo che forse in questo partito preso della coerenza, che di nuovo era una fonte della sua intelligenza, quindi che questo rendesse difficile anche il ragionamento storico, perché coerenza e situazione storica non vanno mai d'accordo. Nulla di ciò che esiste nella storia può essere completamente coerente come lui vorrebbe le opere letterarie. Quindi questo è un aspetto, secondo me, appunto, molti di voi che lo conoscono, che l'avete conosciuto molto meglio di me, avete anche con grande finezza sempre visto degli aspetti della personalità in alcune sue mosse teoriche e concettuali. Secondo me anche qui ce n'è uno, questo è un aspetto molto forte, che ha impedito che la sua opera poi prendesse certe vie piuttosto che altro. Tutto qui. Grazie Franco. Gigi Simonetti, forse su Orlando militante, visto che tu sei fra noi il critico militante per eccellenza. No, io non sono un critico militante, però mi sembrava che Daniele toccasse questo punto. Secondo me è un punto interessante perché naturalmente è molto difficile immaginare Orlando critico militante, insomma, almeno per come io l'ho conosciuto, insomma, questo era un campo che non gli interessava e anzi gli faceva anche un po' forse orrore per certi versi, non aveva forse neanche tutti i torti. Però credo che sarebbe interessante invece un uso delle idee di Francesco Orlando, almeno di quelle che abbiamo, insomma, che consideriamo più vive, nella critica militante, credo che sarebbe utile. Paradossalmente lo sarebbe soprattutto sul piano del giudizio di valore, che conta quando si parla di critica militante, che magari dal mio punto di vista conta meno quando si fa storia della letteratura e teoria della letteratura, ma ha un suo oggettivo significato, una sua presenza, una sua forse anche necessità quando si fa critica militante. Allora, secondo me, le idee di Orlando servirebbero alla critica militante perché potrebbero dare fondamento a
certo tipo di giudizio di valore. Se accettiamo cioè l'idea che la grande letteratura, la letteratura più forte, più energica, più interessante, è quella che ha più represso, è quella che cioè contiene più strati di significato in conflitto tra loro, è quella che contiene più livelli di senso, e io penso che sia un'idea tutto sommato condivisibile e giusta, ecco, se accettiamo questa idea, allora se l'applicassimo alla critica militante, io credo che avremo uno strumento per fare chiarezza di una situazione che è quella attuale, è molto confusa, e che è una situazione che, secondo me, detto molto schematicamente, è distinta in tre settori, no? della produzione. C'è naturalmente un grandissimo spazio riservato all'evasione, alla letteratura di consumo, più o meno nobile, più o meno, come dire, indorata di artisticità, in alcuni casi invece decomplessata e di puro consumo, in altri casi più diciamo incipriata, e questo è un lato. Poi c'è, ed ne parlavi mi pare tu, ne accennavi tu, invece un settore, di, potremmo chiamarlo, di nuovo impegno, cioè di letteratura invece civile, di denuncia, che diventa sempre più corposo, e poi c'è un altro settore minoritario, forse, di letteratura che lavora sul linguaggio, no? Che lavora molto appunto che lavora ancora sugli artifici formali, sulla lingua, eccetera. Ecco, io credo che applicare le categorie di Orlando a questi tre livelli sul piano militante significherebbe anche dire: ma vediamo un po' cosa valgono questi libri, e vediamolo senza, diciamo così, badare semplicemente a cosa dicono. Quindi non ci interessa se un libro parla di mafia o di immigrazione, non ci interessa se ci sono parole strane o parole semplici, e non ci interessa se è fatto per vendere oppure no. Vediamo soltanto quanti livelli ha, quanti strati ha, quante cose diverse è capace di dirci su di sé e sul mondo. Ecco, questo secondo me sarebbe uno strumento interessante, perché sarebbe uno strumento che nessuno usa in realtà, è uno strumento che pochi usano, se volete, e che secondo me farebbe giustizia di molti pregiudizi, e soprattutto servirebbe a chiarire cosa resta di bello, cosa è stato scritto di bello in questi anni, perché questo secondo me è un approccio che potrebbe dircelo, al di là dei vari schieramenti, appunto delle varie fazioni, delle varie cordate e delle varie militanze, ci potrebbe dire quanto è spessa quest'opera, quanti livelli c'ha dentro. Orlando, secondo me, aveva questa capacità di vedere i livelli, e in questo senso può servire anche alla critica militante. Grazie. Io con ammirazione e stupore, tutto merito naturalmente di Francesco Orlando, vedo che sono le 23, orario quasi mai toccato prima da Extrema Ratio, siamo ancora 100 in aula e 150 nello streaming. Ho ancora un paio di domande, poi vorrei dire in conclusione una cosa io in generale sui nostri incontri. Cristina Stevanoni ricorda un libro che non è stato ancora citato, La lettura del Gattopardo, L'intimità e la storia, chiede questo titolo vagamente ossimorico che è del tutto coerente con l'analisi. E Francesco Brancati chiede se sono note le opinioni di Orlando sul libro di Cesarani sul postmoderno, e in generale la posizione di Orlando nei confronti del postmoderno. Poi sono arrivati moltissimi messaggi di ringraziamento, Catherine Maubon, Lisa Ginsburg, Alessio Ricci, e forse ne dimentico qualcuno, ma è difficile gestirli tutti insieme. Non so se Paolo Tortonese o Enrica Villari o Sandra Teroni vogliono aggiungere qualcosa, sia sugli argomenti che sono rimasti in sospeso dalle domande precedenti, o sia anche su queste ultime due domande. Grazie, io non ho molto da dire, forse una piccola cosa un po' personale. Mi ricordo che le prime volte che sentivo parlare Francesco Orlando, quando faceva una grande polemica contro Bakhtin, contro Barthes, contro altri, ero a volte un po' sconcertato. E seguendo il discorso che si è fatto questa sera, mi sembra che si possa capire il suo pensiero solo se non si isolano le sue polemiche, cioè se si fa attenzione al fatto che ogni volta che c'è una polemica in una certa direzione, ce n'è anche un'altra in un'altra direzione, che non è che la compensi, ma che rende più complesso
il discorso. E qui antitesi di questo tipo mi sembra che siano venute fuori nella discussione. Per esempio la questione della coerenza e dell'incoerenza. In un certo senso Francesco difende la coerenza, ma non è la coerenza ideologica, quindi difende l'incoerenza, la logica simmetrica, eccetera. Simmetrica piuttosto. Altra questione, difende l'idea di capolavoro, giudizio del valore, di valore, ma difende anche l'idea che, non dico tutto è letteratura, ma molto è letteratura di quanto si scrive e si dice. Non è un critico militante in un certo senso, ma è un critico militante in un altro senso, nel senso che difende un certo valore della letteratura. Altra antitesi, è stato detto molto questa sera che aveva il senso della forma, l'analisi della forma, eccetera, ma Francesco ha fatto polemiche terribili contro il formalismo. Formalismo per lui era una parola tutta negativa, vorrei ricordarlo. E anche lì bisogna cercare di capire come due polemiche erano presenti e quale sia la risultante di queste due polemiche. Mi fermo qua. Grazie Paolo. Enrico e Sandra, volete aggiungere qualcosa su tutto quello che è stato detto, ovviamente, non specificamente? Pierluigi, io non ho molto da aggiungere, ma volevo soltanto sottolineare che la figura dell'antitesi di cui ha parlato Paolo Tortonese mi sembra che sia davvero una figura che potrebbe caratterizzare Francesco, nel senso che in tutte le sue attitudini, a partire dal rapporto tra coerenza e incoerenza di cui avevo parlato, ma in tutte le sue attitudini, come dire, la figura dell'antitesi, cioè il tenere insieme, questa ambizione a tenere insieme cose che sono estremamente diverse, lontane, opposte, quindi guardare, cercare con uno sguardo coerente di tenere insieme la complessità, mi pare una delle caratteristiche sue dominanti. Anche l'idea che è stata avanzata, che tutti abbiamo pensato, tutti quelli che hanno conosciuto, che sono stati studenti di Francesco, che lo hanno conosciuto, è evidente che esisteva in lui una pulsione all'ordine, che era una forma di difesa dalla vita e quindi anche la sua produzione teorica, in un certo senso è una difesa dal disordine della vita, però la cosa importante, ancora una volta, l'antitesi, la cosa importante è tenere presente come in questo equilibrio, diciamo, particolarmente, come dire, dinamico, la tendenza alla difesa riusciva a far entrare comunque quanta più complessità è possibile, quindi anche una difesa della vita, ma una vita che comunque non veniva mai semplificata. Ecco, a me sembra che questo possa essere una delle caratteristiche più vitali, diciamo, di Francesco, della critica, della posizione critica di Francesco Orlando e della sua, in genere, diciamo, della sua produzione. Ok. Grazie Enrica, sei riuscita a sintetizzare molte delle cose che sono state dette, questa idea di una difesa che non è castrante, ma che in realtà permette anche di esibire le forze vitali più oscure, mi sembra molto bella. Vedo che Sandra ha acceso il microfono. Per due parole sole, velocissimamente. Intanto sulla questione della letteratura, diciamo, secondo novecentesca, o no, anche prima novecentesca, ma diciamo dopo Proust, insomma, che era per lui il grande punto di riferimento novecentesco, è vero che Francesco non aveva né attrazione né grande attenzione, salvo però per grandi scrittori su cui non ha mai scritto, che non ha indagato, ma io ne ho presenti due di cui abbiamo spesso parlato della letteratura francese e su cui forse perché io ci lavoravo, e che sono Céline e Sartre. E su entrambi, Francesco per entrambi mostrava un grande interesse, una grande ammirazione e un grande anche, come dire, una grande tentazione di affrontarli. L'altra cosa che voglio dire sono molto condivido molto
a proposito del discorso della coerenza e delle costruzioni, quanto ha detto Simonetti sul carattere, ed è stato ripreso anche da altri, sul carattere anche difensivo che potevano avere e che, insomma, ancora una volta funzionano come una formazione di compromesso, cioè per poter dar voce al proprio desiderio, la necessità di ricorrere a delle costruzioni e a delle regole e a delle forme. Dall'altra parte, appunto, queste sono utili solo nella misura in cui fanno parlare il desiderio. A me questo sembra... Questa è un'immagine che anch'io ho di Francesco e che mi sento di condividere. E la serata nell'insieme è stata davvero molto, molto interessante, molto ricca. Grazie Sandra, e a me spiace chiuderla, sono arrivate altre domande, nel frattempo ringrazio gli autori, ma forse non possiamo anche abusare del tempo. Io rispondo telegraficamente alla domanda su Cesarani, perché, come dire, ne sono stato testimone diretto. Francesco Orlando lesse quel libro con grande gratitudine, non si possono immaginare due studiosi più lontani di Cesarani e Orlando, ma si stimavano moltissimo a vicenda, e Francesco fu molto grato a Remo perché gli aveva spiegato ciò che lui, come dire, che seguiva molto meno di Cesarani il dibattito americano, ma che lui intuiva queste cose, che lui intuiva, Cesarani in quel libro le aveva sistematizzate, e per lui naturalmente erano il nemico da battere in quel momento, cioè era una summa da cui partire per combattere ciò che si stava affermando in quel periodo e che poi sempre più si è affermato. Chiudiamo qui il secondo ciclo di Extrema Ratio. Abbiamo fatto 5 dialoghi in aprile, 5 lezioni fra maggio e giugno, un 6° dialogo in giugno e questa sera una tavola rotonda, 12 dialoghi in tutto. Era un'iniziativa nata per le nostre studentesse e i nostri studenti innanzitutto, per affiancare le nostre lezioni e non lasciarli soli in un momento difficile. Passare 2 mesi in una camera dello studente di 12 metri quadrati non è una cosa divertente. E anche appunto per affermare in modo forte che le istituzioni pubbliche devono rimanere sempre aperte, devono contribuire con una voce lucida e critica a capire quello che sta succedendo anche attraverso la letteratura. La risposta delle nostre studentesse e dei nostri studenti è stata subito molto positiva, ma ben presto, e questo è stato il vantaggio del mezzo virtuale, si sono aggiunti amici e colleghi di altre sedi universitarie, moltissimi collegati anche questa sera, alcuni di loro hanno coinvolto i loro studenti, poi si sono iscritti ai nostri incontri molti docenti delle scuole superiori, i quali spesso collaboriamo, e tante altre persone interessate a riflettere sulla letteratura e sul mondo che ci circonda. Si è creata una comunità, non ce ne siamo resi conto subito, ma solo dopo qualche settimana abbiamo proprio sentito lo spirito di una comunità di Extrema Ratio, complici naturalmente anche i tempi difficili, ma anche complice la voglia di tornare a ragionare su letteratura e realtà intrecciate da punti di vista diversi. Ne sono testimonianze di questo spirito di comunità i numerosi messaggi che ci sono arrivati in queste settimane, le proposte di collaborazione, i commenti entusiastici o anche critici alle nostre serate. Questa comunità ha tenuto vivo un dibattito sulla letteratura e sulla realtà che è stato spesso, credo di poterlo dire tranquillamente, di livello molto alto, ma anche prodotto scambi scherzosi amichevoli, idee estemporanee di futuri incontri in presenza, di convegni e di libri, e sarebbe credo un peccato disperdere ora questo patrimonio, e per questo stiamo pensando con Emanuela Carbè, con Maria Rita Di Giglio, con Guido Mazzoni, di dare un seguito a Extrema Ratio nell'autunno. Speriamo che presto si possa tornare alla normalità, che non ci sia mai più un lockdown, e del resto a Siena non siamo e non vogliamo diventare un'università telematica. A settembre vogliamo ritrovare i nostri studenti nelle aule, la presenza fisica è fondamentale nella nostra idea di didattica seminariale. Credo però che i mezzi telematici vadano considerati e usati in modo molto laico, senza ridicole esaltazioni, ne abbiamo sentite purtroppo troppe in questo periodo, e senza anche però sciocche demonizzazioni. Quando producono qualcosa di buono, e credo che Extrema Ratio sia stato qualcosa di buono, non c'è ragione di privarsene. Siena, pur essendo in centro Italia, non è facile da raggiungere, difficilmente potremo portare in una delle nostre aule contemporaneamente le 1200-1300 persone che in questi mesi hanno seguito Extrema Ratio. Perciò, con cadenza meno frequente, pensiamo forse una volta al mese e forse in orari diversi per non far concorrenza al calcio, torneremo a proporvi di discutere
discutere insieme virtualmente sui temi che ci sembrano più importanti e con gli ospiti che ci sembreranno più interessanti. Per ragioni però legate alla privacy non potremo utilizzare gli indirizzi mail che ci avete fornito in questi mesi, perciò se siete interessati a queste, no, a questa Extrema Ratio e alle altre attività del nostro dipartimento, vi preghiamo di iscrivervi alla mailing list del dipartimento. Emanuela Carbè vi ha mandato oggi le istruzioni e vi potete iscrivere in quel form, così ci autorizzate a mandarvi gli inviti. Nel nostro dipartimento siamo tutti ostinatamente convinti che studiare la letteratura serva a capire il mondo in cui viviamo e forse anche il periodo confuso che stiamo attraversando, e per questo ci è particolarmente piaciuto, e ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, i relatori della tavola rotonda, ma anche tutto il pubblico che ha fatto domande, ci è piaciuto concludere il ciclo di Extrema Ratio con un incontro su Francesco Orlando, che della forza conoscitiva della parola letteraria era convinto più di chiunque altro. Grazie e buona serata a tutti.